i nostri sogni. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Ancora buonasera e bentrovati con questa puntata che almeno nella prima parte sarà un po' anomala dell'Abruzzo del pallone, perché siamo nell'immediato post partita di Pescara Spezia. Abbiamo seguito con il racconto di Paolo Renzetti nel corso di diretta stadio quello che è stato un finale palpitante, con un Pescara in vantaggio 3-0, poi quasi rimontato, qualche situazione di panico nell'area del Pescara nei minuti finali, ma alla fine la squadra di Pillon ha colto un successo fondamentale, il primo proprio della gestione di Pillon, un successo che mancava da febbraio, da Pescara Salernitana. Chiaramente al momento c'è il sottoscritto in conduzione, poi ritroveremo Jacopo Forcella nel corso di questo numero dell'Abruzzo del pallone. Saluto di nuovo William Carosella, ciao William. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Sei diciamo così più tranquillo, perché te la sei vista brutta, ma come del resto un po' tutti, un successo che sembrava limpido, chiaro, indiscutibile e invece rimesso in discussione proprio dai due gol dello Spezia. Andrea, abbiamo rivisto i fantasmi di una volta, si stava ripetendo quello che già è successo con un attentato alle coronarie proprio. Guarda, questa squadra quest'anno veramente fa delle cose strane, delle cose molto strane, però tutto sommato, hai detto bene tu, anche Paolo che era con noi, questa è una partita veramente da salvezza per l'intero campionato, la partita più importante che abbiamo vinto. Però abbiamo rischiato veramente di fare gialla, sarebbe stata una beffa incredibile, anche se devo dire che lo Spezia sicuramente è una squadra che, di tutto rispetto, certo, ha avuto un approccio sicuramente così molliccio, ne abbiamo approfittato. Hanno fatto un fallo da rigore eclatante, il rigore è stato segnato finalmente da Mancuso, poi Mancuso con un diagonale micidiale ha fatto il secondo gol, ma lo Spezia era una squadra diciamo in balia del Pescara, perché tutto sommato non ha creato grossi problemi a Fiorillo. E in finale di partita invece si è rovesciata la pizza e stavamo addirittura per prendere il terzo gol e pareggiare una partita che avremmo sarebbe stato un pareggio, potuto anche arrotondare come punteggio. Però io credo che l'uscita in campo di Falco sia stata un'uscita micidiale, perché il buon ragazzo Capone credo che abbia fatto giocare la squadra in 10. Perché, ha fatto male effettivamente Capone. Sì, anche nella gestione del pallone durante i minuti di recupero, anche oppure i minuti finali, per inesperienza non sapeva cosa fare, ha perso i palloni diciamo in maniera molto ingenua e purtroppo fa parte della gioventù. Ci scrive roba da matti l'amico Tony, così non ci salviamo, in realtà però è un risultato fondamentale in chiave salvezza. Ma così è non chiaro ci che noi lo ripeto forse fino allo sfinimento, se non vinci da 2 mesi e mezzo tornare a farlo è difficile, anche se stai avanti 3-0 a metà della ripresa, sì. Poi basta un gol su punizione nel nulla dello Spezia, basta un gol per cambiare l'inerzia, perché il Pescara si spaventa, lo Spezia
vede la condizione psicologica del Pescara e ci crede, poi arriva quasi di inerzia il 3-2 e poi da lì cambia tutto, perché poi può succedere di tutto, può succedere anche che lo Spezia pareggi. La condizione psicologica, William, è fondamentale, ecco perché abbiamo detto che negli ultimi minuti il Pescara si stava giocando una fetta importante della salvezza, perché se fosse finita 3-3 le conseguenze sarebbero state tremende. Sì, sicuramente. Diciamo che se fosse finita 3-0 come io avevo auspicato, avevo pronosticato e anche auspicato, sarebbe stato un risultato troppo eclatante. Magari mentalmente, anche inconsciamente, i giocatori avrebbero potuto pensare di aver risolto i problemi, di aver battuto una squadra forte come lo Spezia e presentarsi a Terni con diciamo uno spirito un pochino, non dico goliardico, ma però con un po' più di no, dobbiamo assolutamente capire che le partite durano 90 minuti. Questa partita sicuramente è stato un campanello d'allarme per eventuali partite che in seguito, anche vincendo 3-0, c'è il pericolo sempre che l'avversario ti possa raggiungere. D'altra parte avremmo dovuto anche impararlo. Perché? Perché non è la prima volta che succede, che noi veniamo praticamente andiamo in vantaggio e poi c'è il recupero della squadra avversaria. Questo è successo parecchie volte quest'anno, a differenza di quando invece è avvenuto in queste ultime partite, che sicuramente non sono state fortunate, come quella contro il Palermo, come quella contro il Bari, dove siamo andati sotto e poi abbiamo recuperato. Però la partita che secondo me è stata proprio quella che mi dà più rammarico, e credo, secondo me, che dia rammarico un po' a tutti, è stata quella contro il Palermo. Noi, se avessimo segnato il rigore, avremmo vinto quella partita e staremmo a fare altri tipi di discorsi. Perché in quella circostanza una vittoria sul campo di una delle big del campionato avrebbe mentalmente permesso alla squadra di fare un salto di qualità. Sì, perché Andrea, il fattore mentale adesso è determinante, è importantissimo. Però devo dire che i ragazzi alla fine hanno, diciamo, interpretato questo finale di partita, questi 5 minuti di recupero, con determinazione, con con caratteristiche che non sono quelle della nostra squadra, insomma, con un po' il coltello tra i denti. Ok, allora io vedo Paolo Renzetti, quando vuole può andare in collegamento, io gli cederò al volo la linea, visto che insomma Paolo è lì e magari ci può raccontare quello che è l'umore dell'immediato dopopartita, in attesa di ascoltare poi i protagonisti. Quindi Paolo, quando vuole può andare. Grazie, allora prendiamo la linea dalla mix zone dello stadio Adriatico per questo dopo partita sicuramente dolce. Dopo 3 mesi Pescara è tornato a conquistare l'intera posta in palio, dopo 3 mesi Pescara ha riassaporato il gusto dolce di un successo, una vittoria importante per staccarsi dalla zona retrocessione e sicuramente compiere un bel passo avanti in classifica con i biancazzurri che si sono portati a quota 42, un bel salto, perché grazie a questo successo sofferto nel finale sullo Spezia il Pescara ha raggiunto quota 42 e in un sol colpo ha superato Cesena, Entella, Avellino e Novara. Dunque una vittoria pesantissima, lo dice la classifica, lo dicono i numeri, un successo fondamentale per la formazione adriatica che ora sarà attesa da 4 squadre scontri diretti in serie consecutivi, 2 in casa, 2 in trasferta. Si inizierà sabato prossimo a Libero Liberati di Terni, poi il 1° maggio sarà ospite allo stadio Adriatico il Cesena, poi Pescara giocherà a Novara, ospiterà l'Ascoli e nell'ultima giornata ci sarà la gara del Sant'Elena di Venezia. Ma oggi contava solo vincere, Pescara ha vinto e grazie a questa vittoria questa sera può vedere la classifica sicuramente con un occhio diverso.
Vi diamo anche i numeri di questa giornata per quanto riguarda le presenze allo stadio Adriatico, con 2010 paganti e 4914 abbonati, per un totale di 6924 spettatori, poco più di 7000 persone. Ma oggi abbiamo respirato, lo dicevamo anche prima Andrea nel corso della diretta, abbiamo respirato un clima diverso allo stadio Adriatico, così come era stato anche con il Bari, perché i tifosi e soprattutto la curva nord in particolare, ha spinto la squadra, ha incoraggiato e tifato Pescara dal primo al novantesimo, come ha sempre fatto in questa stagione, trascinando Fiorillo e compagni alla conquista di una vittoria fondamentale. Io qui a fianco a me Riccardo Clinco per commentare questa vittoria. Riccardo, ci eravamo un po' disabituati nei dopopartita a parlare di vittorie, oggi c'era un solo risultato a disposizione del Pescara, è arrivato questo successo pesantissimo, perché il Pescara in un sol colpo è riuscito a superare quattro squadre in classifica. Sì, è stata una vittoria veramente da batticuore, perché non nascondo che sono ancora agitato, perché soprattutto i minuti finali, però devo dire che oggi la vittoria, come hai detto giustamente tu, è stata da parte dei tifosi. I tifosi veramente hanno incitato la squadra dal primo all'ultimo minuto, e soprattutto sul 3-2 hanno aumentato il loro tifo sostenendo la squadra. Credo che ci sono tutti i componenti per guardare con un futuro molto più roseo quello che fino all'anticipo di questa partita era un futuro incerto. La squadra ha reagito bene, ottimo primo tempo, poi che ha un po' mollato nel secondo, però devo dire che la partita è stata gestita anche bene. Mi è piaciuto come ha gestito la partita l'allenatore. Devo dire che oggi ho rivisto il Pescara degli anni scorsi, Pescara che ci ha dato e ci darà delle soddisfazioni. Speriamo in un futuro veramente più roseo, perché credetemi, ho ancora il cuore che mi batte per il finale. Gestita bene per tre quarti di gara, perché sì, poi in quei sei minuti tra il 22esimo e il 28esimo Pescara ha subito due gol e ha riaperto una partita che sembrava chiusa. È vero, c'è stato un rilassamento, però dopo il secondo gol dello Spezia, lo Spezia non è più tirato in porta, quindi vuol dire che la squadra comunque c'è, perché non si è disunita, è rimasto unita, grande allenatore che ha riquadrato la squadra, e lo Spezia dopo questi sei minuti un po' scelerati a parte nostra comunque non ha mai tirato in porta. L'ultima, Riccardo, poi ascolteremo anche il collega Sergio Mancini di Radio Delta 1, l'ultima sabato c'è questa partita con la Ternana, un'altra gara fondamentale, Ternana che oggi è andata a vincere il Rimondo a Perugia. Questo sì, devo dire che secondo i piani, sai che si fa i piani, il fatto che la Ternana abbia vinto il derby 3-2 col Perugia ci ha un attimino un po' tutti lasciato un po' perplessi, perché è veramente un risultato inaspettato. Certo, andiamo a Terni, voglio dire, adesso non dobbiamo rilassarci sul fatto che abbiamo sette squadre dietro, perché comunque siamo tutti in tre punti. Chiaramente la partita di Terni diventa veramente fondamentale, ma sono tutte fondamentali fino alla fine, sono tutte finali, oggi abbiamo gestito bene, ma ripeto, ci giochiamo con questo piglio, in questo modo sono abbastanza tranquillo. Grazie a Riccardo Clinco. Sergio Mancini, collega di Radio Delta 1, che ritroviamo a distanza di qualche settimana per commentare dopo tre mesi la decima vittoria stagionale del Pescara, sicuramente il risultato più importante della stagione, forse degli ultimi due anni, anzi senza forse. Sì, sì, ha detto bene, senza forse, è stato veramente un parto più che una vittoria questa partita, soprattutto nel secondo tempo. Beh sì, il Pescara non vinceva da 11 partite, oggi era fondamentale vincere in qualunque modo. Devo dire che nel primo tempo il Pescara lo ha fatto davvero bene, lo Spezia onestamente nel primo tempo è stato nullo, forse ha fatto un favore al Pescara anche il tecnico Fabio Gallo, lasciando in panchina Granoce e il Diablo, che poi quando è entrato in campo nel secondo tempo ha fatto valere la sua struttura fisica. Io ho contato almeno 10 palloni spizzati da Granoce su lanci lunghi dei suoi compagni, che hanno messo sempre in difficoltà il Pescara da quando è entrato in campo, quindi per fortuna che prima non c'era. E abbiamo visto anche oggi che il Pescara sul 3-0 non poteva essere tranquillo, appena ha subito il gol di Lopez che poteva riaprire la partita su calcio di punizione, si è rivista quella paura nei giocatori del Pescara, alcuni non riuscivano neanche ad azzeccare un passaggio a un metro e mezzo, quindi è molto psicologica la cosa, ragion per cui ancora
ancora di più era fondamentale vincere oggi, anche perché, come già hai ricordato Paolo, 4 delle ultime 5 partite di campionato saranno per il Pescara scontri diretti. Andare a 42 e mettersi dietro tutte queste squadre è un grandissimo viatico per riuscire ad affrontare queste gare contro squadre che non mollano mai, perché abbiamo visto la Ternana che da 2-0 ha vinto 3-2 il derby umbro di Perugia, abbiamo visto l'Ascoli che ha vinto in trasferta a Cremona, il Cesena di Castori che non molla mai e quando meno te l'aspetti magari ti fa il punto anche quando sta perdendo con 2 gol di scarto. Insomma, il Novara è una squadra che non era partita certo per salvarsi, e la Virtus Entella è una squadra che sono 3 anni che si salva soprattutto con il playout salvezza. Quindi insomma è importantissimo per tante regioni. Ora, parlare di disquisizioni tattiche e tecniche dopo la partita di oggi serve a poco. Ecco, forse serve a poco, perché oggi erano solo i 3 punti e i 3 punti sono arrivati. Speriamo che con questi 3 punti si sia sbloccato tutto l'ingranaggio biancazzurro sul campo. Io ho notato questo, per esempio, mi faceva ben sperare già dall'inizio della partita con Pillon che seguiva i suoi giocatori da bordo campo e correva da una parte all'altra quasi a voler partecipare anche lui alle azioni dei suoi giocatori. E poi la spinta anche del pubblico, lo stadio Adriatico non numerosissimo, però abbiamo notato un clima diverso già dalla partita con il Bari, Sergio. Sì, è vero, è anche vero che è più semplice, diciamo, anche per il pubblico osannare i giocatori quando uno come Mancuso ti fa 2 gol in 3 minuti che già potevano chiudere la partita nel primo quarto d'ora, però i giocatori hanno bisogno di questo, soprattutto i ragazzi, i giocatori più giovani. Quindi insomma, una vittoria, voglio dire, che non ci deve far montare la testa, però può far respirare un po', può far stare un minimo più tranquilli per quello che aspetterà il Pescara, perché ricordiamo il Pescara tutto è tranne che una squadra fisica, e là sotto le ultime 7-8 della classifica sono quasi tutte squadre fisiche, quindi bisogna tirarsi fuori, bisogna non andare ai play-out. Questo deve essere il diktat, io ne sono convinto, bisogna non andare ai play-out, perché il Pescara lo può fare, ha tutte le armi per farlo, Paolo. Grazie a Sergio Mancini. Io stavo cercando di capire, anche con l'ausilio di Stefano Recanati, quali saranno i giocatori del Pescara che verranno a rilasciare dichiarazioni qui nella mix zone appena passerà l'addetto stampa, ripasserà l'addetto stampa del Pescara Massimo Mucciante. Ovviamente cercheremo di capire e di sapere quali saranno gli esponenti della formazione biancazzurra che verranno qui in mix zone. L'augurio che possa esserci sicuramente Mancuso, che porterà il pallone a casa, perché con questa triple il giocatore del Pescara ha realizzato qualcosa di grande, di importante, sicuramente la giornata più importante per lui con la maglia non del Pescara ma con da giocatore, perché questo ragazzo milanese ha esordito per la prima volta quest'anno in Serie B, ha giocato, se non mi sbaglio, per la prima volta quest'anno in Serie B ed è riuscito oggi a segnare una tripletta per la prima volta nella sua carriera nel torneo cadetto. Dunque l'auspicio, l'augurio che possa arrivare Mancuso. Poi vedremo se arriverà anche qui dalle nostre parti il tecnico del Pescara Giuseppe Pilloni. Io per il momento restituisco però la linea allo studio, appena ci saranno i primi giocatori del Pescara ovviamente torneremo qui allo stadio Adriatico. Grazie a Paolo Renzetti. William, arrivano tanti messaggi che hanno come destinatario Capone, che sicuramente non ha fatto una buona partita. Io non voglio fare l'avvocato di Capone, però come abbiamo ricordato in precedenza è alla sua prima stagione in una prima squadra, prima stagione da professionista, ed è la prima volta nella sua carriera che si trova a competere in situazioni di pressione così alta, proprio perché fino all'anno scorso giocava in primavera. Giustamente, se gli si dà spazio, purtroppo bisogna anche mettere in conto che il ragazzo non possa reggere certe pressioni, cosa che magari farà l'anno prossimo, tra 2 anni, fra 3 anni. Però mi rendo conto anche che i tifosi, nel vedere tutti quegli errori, ma anche lo stesso Pillon che si è arrabbiato, ora si scaglino contro Capone. Che dici, William? Però guarda, sono entrati insieme Baez e Capone, no? No, Baez è entrato alla fine con Fornasier, Capone è entrato a inizio ripresa al posto di Falco. Ah sì, perché Falco era probabilmente acciaccato. Acciaccato, sì. Niente, nulla poteva far prevedere che ci fosse un finale così preoccupante, diciamo. Perché? Perché se avessimo
o perlomeno se l'allenatore avesse previsto un finale così, certo sarebbe stato più utile invece di Capone un altro giocatore, magari un centrocampista che avrebbe dato una mano in più, perché Capone purtroppo per la sua età, per la sua inesperienza, ne ha combinati tutti i colori alla fine della partita. Quindi credo che sia stato, diciamo, secondo te va capito il ragazzo negativo. Sono critiche anche eccessivamente ingenerose? Secondo me ingenerose in che senso? Sono giustificate per la prestazione, però direi di non sparare sulla Croce Rossa, diciamo, no? Anche perché il ragazzo potrebbe risentirne. È ovvio che un ragazzo è un giocatore giovane che in un altro campionato giovanile può sicuramente far valere le sue capacità. Però ecco, qui ci scrivono sbagliare l'impossibile senza lottare. Effettivamente Capone anche nei momenti migliori ha questa tendenza a eclissarsi, a essere indolente. Sì, evidentemente fa parte del suo DNA, il carattere è quello, non è un combattente, è un giocatore tecnico, ed ecco perché dicevo che se avessimo previsto un finale così sarebbe stato più opportuno far entrare al posto di Falco un altro giocatore un po' più, diciamo, esperto che non un ragazzino. Infatti alla fine poi stremato Mancuso è entrato Baez non è un giocatore che spicca per talento, ma se non altro ci mette un po' di quella garra, di quella cattiveria che in quei momenti serve, evidentemente. Serve, come no, e lì praticamente non è che stai a guardare gli schemi, le giocate, ma ha fatto degli errori, diciamo, gravissimi. Senti, Brugman, nonostante le difficoltà di natura fisica, ha fatto un buon finale di partita. Penso si possa promuovere Machin, perché comunque si è visto spesso anche in fase difensiva che è il suo lato debole. Ma io direi che io promuovo tutta la squadra, al di là degli errori magari di Capone, che però ha sostituito Falco, che Falco sicuramente è un giocatore validissimo. Scusami, si è seduto Fabio Gallo, tecnico dello Spezia, ascoltiamolo. Qualcuno magari poco motivato avresti cambiato, l'avresti lasciato fuori. Dopo il primo tempo c'era a cambiare forse tutta la squadra. Forse tutta la squadra, sì. Purtroppo non potevo farlo e quindi siamo tornati in campo cercando di almeno giocare con anima, con cuore, cosa che prima non avevamo fatto. Voglio chiedere scusa ai tifosi, alla società, perché questa è stata una prestazione veramente, veramente brutta per 70 minuti, troppo poco poi dopo attaccarsi ai due gol e al finale di partita. Bisogna analizzare, bisogna capire che il campionato non è finito e che dietro corrono tutte molto molto forte. Cosa è successo in questa squadra? È come se avesse, diciamo così, mollato per i playoff e fosse quasi certa che tanto non viene risucchiata, perché adesso siete a un bivio, tot punti davanti all'ottavo posto, tot punti per i playout, situazione ibrida. Sì, però non, di matematico non c'è niente, quindi bisogna stare molto molto svegli, molto svegli, perché la partita di oggi mi preoccupa. Cosa c'è? Hai avvertito qualcosa in settimana di questo magari calo di tensione? Sotto, perciò dobbiamo cercare di aver vinto, abbiamo vinto. Forse si potrebbe vincere anche con meno sofferenza, perché sei in vantaggio di 3 gol, giochi un buon calcio, sbagli il 4° gol 2 o 3 volte, poi becchiamo gol e siamo andati in paranoia, perché per 5 minuti, tre momenti ti costano una partita che era stata dominata. Dobbiamo stare attenti in queste situazioni qua. Oggi il Pescara ha giocato in 12 perché sulla fascia, sulle due fasce c'era Pillon che ha spinto i ragazzi, la squadra. Abbiamo visto anche la sua esultanza dopo il gol del 3-0. Questa carica è una carica positiva di cui la squadra aveva probabilmente bisogno.
non lo so, questo forse non dovevo, lei mi ha messo, fatto prendere la mano sul terzo gol, perché come si vede la partita non era chiusa, pensavo che fosse chiusa, invece ho sbagliato. Basta un gol per riaprire i giochi e è diventato difficile, però la squadra secondo me ha giocato molto bene a calcio, ha avuto, non so, mi pare, non so quante palle gol abbiamo avuto. Dobbiamo stare attenti a quegli errori che ogni tanto ci costano sofferenza, alle volte abbiamo recuperato la partita, però dobbiamo cercare di correggere quelle situazioni lì. Però i ragazzi sono stati molto bravi. Tutti bravi sicuramente, cosa le è piaciuto e cosa le è piaciuto meno? Ma l'ordine, la disciplina del primo tempo fino al 3-0, come avevamo preparato la partita, nei cambi di campo, nel pressing, nelle situazioni di gioco, tutto quello che avevamo fatto i ragazzi hanno fatto molto bene. Non mi sono piaciuti quei 5 minuti che ci hanno fatto perdere la testa, e noi non dobbiamo perdere la testa in questo momento qua. Quello di oggi è stato il risultato pilone più importante per il Pescara negli ultimi 2 anni, tre punti pesantissimi per la classifica, ma sabato c'è il primo di 4 scontri diretti, il campionato non è ancora chiuso, ma il Pescara visto oggi per 70 minuti è un Pescara che può tenere testa a tutti gli avversari. Sì, sì, se giochiamo con i primi 70 minuti non dobbiamo avere paura di nessuno, però bisogna avere la testa lì, sapere che abbiamo vinto una partita, ok, metterla da parte, e sappiamo che adesso sono tutti scontri diretti. Partite difficilissime, bisogna tirar fuori assolutamente dei punti, perché mi sembra che a 47-48 sia la media salvezza e dobbiamo arrivarci a tutti i costi. Grazie al tecnico del Pescara, Giuseppe Pillone, che abbiamo ascoltato qui in Mix Zone. È terminata anche la conferenza stampa di Gallo, attendiamo l'arrivo dei giocatori del Pescara. Per il momento, Andrea, restituiamo la linea allo studio. Grazie, abbiamo ascoltato le parole di Pillon, che ha riconosciuto anche lui, William, pensavo anche io che sul 3-0 sì, certo, beh, era finita. Altrimenti avrebbe, diciamo, non avrebbe fatto entrare il ragazzino, il ragazzotto, come diceva Galeone. Però volevo sottolineare un particolare. La curva nord veramente è encomiabile, perché sta sostenendo la squadra al di là di tutte le sofferenze che ha subito e di tutto quello che è successo quest'anno, sta incitando la squadra, la sta veramente portando verso la salvezza. Io credo che però la defezione di tutti gli altri, in tutti gli altri settori, dei tifosi, degli sportivi, sia un fatto importante, per cui suggerisco alla società di abbassare i prezzi, prezzi di fare, popolari di fare. William, un attimo, risentiamo ancora Pillon, che è seduto in sala stampa. Sì. Non siamo in un momento dove dobbiamo strafare, dove dobbiamo fare il punta e tacco, dobbiamo cercare di essere essenziali, perché in questo momento di classifica siamo a 42, dobbiamo farne ancora 5 o 6 punti, perciò la strada è ancora lunga, bisogna essere umili e pedalare, e entrare in campo, quando si entra in campo, con quel coltello fra i denti, come abbiamo fatto, perché oggi fino al 70esimo secondo me abbiamo fatto una partita perfetta su tutti i punti di vista, sul pressing, sul gioco, sui cambi di campo che avevamo preparato, è stata perfetta, solo che è stata macchiata da questi 5 minuti che ci sono costati grandissima sofferenza. Mi scusi, una domanda specifica su Capone. Io ritengo non sia entrato bene in partita con la giusta concentrazione in una gara così importante, e poi è entrato in un momento estremamente delicato. E questo è dovuto alla sua inesperienza oppure al fatto che lui possa sentirsi un po' demotivato perché non sono entrato titolare? Qui non si deve sentire demotivati nessuno, siamo tutti dentro a una causa e la cosa principale è la salvezza, cioè tutti siamo dentro, non nessuno, tutti utili, nessuno. Ok, allora rientriamo, andiamo ad ascoltare Valzania. Che alcuni ci sono andati a nostro favore, altri sembrava leggermente meno, però oggi era una vittoria che dovevamo portare a casa a tutti i costi, perché era davvero dal sapore doppio, dal valore importantissimo. Siamo riusciti a portarla a casa, e questo che conta. Da qui ora dobbiamo ripartire, perché abbiamo queste ultime partite in cui non saranno facili, ma noi
cercheremo di dare tutto il possibile perché comunque sia dopo la vittoria di oggi abbiamo fatto un bel salto. Che cosa è accaduto in quei sei minuti del secondo tempo? Loro hanno dei buoni tiratori, c'è stata questa punizione che ha riaperto momentaneamente, anche se eravate già in vantaggio per 3-0, quindi 3-1, poi che cosa è accaduto? Poi sinceramente eravamo un po' stanchi a mio parere, un po' prendere quel gol lì, diciamo che non dovevamo permettere secondo me la punizione. Perché eravamo un po' stanchi ed eravamo un po' calati, dovevamo cercare di mantenere un po' più il gioco noi, far girare le palle e far correre loro, perché dopo il gol loro hanno cercato di spingere per cercare un po' di recuperarla, hanno trovato il 3-2 anche lì per una nostra disattenzione che abbiamo preso un mezzo contropiede e quindi è stata riaperta un po' la partita. Dovevamo essere più bravi a gestirla perché, ripeto, eravamo un po' stanchi e in quel momento lì dovevamo essere doppiamente bravi nel gestire la palla e far correre loro. Luca, io vorrei sottolineare l'ambiente in cui si è giocato oggi allo Stadio Adriatico, così come nella gara con il Bari, i tifosi 7.000 dello Stadio Adriatico vi hanno trascinato dal primo al novantesimo, soprattutto la curva nord. Avete avvertito nelle ultime due partite casalinghe un clima diverso sugli spalti? Sì, sicuramente. Prima, diciamo la verità, non dico che non c'erano di nostro aiuto, però noi non ci abbiamo messo anche diciamo del nostro per portarli dalla nostra parte, quello è vero. E secondo me il loro aiuto nelle ultime due partite si è fatto sentire molto, soprattutto nel secondo tempo di Bari, che quando ci è andato secondo me una spinta in più per arrivare al pareggio, e oggi sicuramente non hanno mai smesso e sicuramente magari stanno notando che ci stiamo mettendo qualcosina in più, che stiamo sudando la maglia, stiamo cercando di portare a casa questa benedetta salvezza e sono contento che siano tornati dalla nostra parte e spero che ci continuino a dare una grossa mano perché sono il nostro dodicesimo uomo. Questi tre punti, Luca, sono la medicina più dolce per affrontare adesso questi quattro spareggi. Sì, sicuramente tornare a vittoria dopo così tanto tempo in una partita così difficile vale doppio, ripeto, e quindi adesso abbiamo delle partite diciamo non facili, comunque sono quasi tutti scontri diretti e quindi ci arriviamo sicuramente, ripeto, come hai detto te, dopo questa vittoria con un umore, un atteggiamento di spogliatoio e tutto diverso e sicuramente ci darà una grossa mano. Oggi abbiamo visto un Pillone letteralmente scatenato in panchina, avvertite anche voi in campo la spinta, l'entusiasmo che questo allenatore riesce a dare alla squadra? Sì, sicuramente come ce lo dimostra in settimana, che ci tiene sempre l'attenzione alta, ci carica molto anche durante la partita quando magari ci sono i momenti che abbassiamo un po' l'attenzione. Questo suo modo di vivere la partita sicuramente ci dà una grossa mano. Tornando alla partita, o meglio agli ultimi minuti della partita, credo che si sia un po' incattivita, anche la tua entrata non è da te fare quelle entrate, hai rischiato, no? Nella parte finale. Sì, sicuramente, perché dai, diciamo la verità, agli ultimi minuti loro cercavano di spingere anche per portare a casa la partita. È stato anche Granoce che è caduto in area, probabilmente sì, l'arbitro poi è stato bravo ad ammonirlo, credo. Sì, perché loro cercavano poi di buttarla su quello lì, il fatto che si è buttato in area, anche alcuni episodi al limite dell'area che si buttavano, capito? E in una partita così anche un po', diciamo, quella parte lì ci viene fuori un po' di incazzatura perché comunque sia stavamo vincendo, però stavamo soffrendo e loro facevano di tutto per mettere in difficoltà l'arbitro e con l'entrata lì, diciamo, da una parte è stata anche per fargli capire che qua sono venuti a pescare e dovevano tornarsene a casa. Grazie a Luca Balzania, centrocampista del Pescara, linea allo studio, ma tra qualche istante, tra qualche minuto è passato già davanti a noi, è andato nella sala delle televisioni nazionali, arriverà l'eroe della giornata, Leonardo Mancuso, con il pallone in mano, autore di una tripletta. Linea allo studio per il momento. Ok, grazie Paolo, non saranno dichiarazioni eleganti quelle di Balzania, ma penso siano musica per tanti tifosi, sì, per sì. Sentire un giocatore che parla in questo modo non sarà molto sì, rispettoso degli avversari, che, ma i tifosi vogliono sentire quello. Che fa sentire l'avversario che ora è, diciamo. Sì, che devono andarsene a casa senza, senza risultato. Beh, insomma, parole di Pillon, parole di Balzania, cosa ti ha colpito?
Niente, Pillon è stato perfetto, ha detto che praticamente ha fotografato la partita in una maniera giustissima e tutto ciò, e già immagino che cosa dirà alla ripresa degli allenamenti alla squadra, e cercherà sicuramente di trarre beneficio da questa vittoria per liberare un po' i giocatori dalle paure che hanno, diciamo, portato anche a sbagliare dei rigori che ci sono costati carissimo. Valsenia, quindi lo abbiamo sentito molto carico, anche ha parlato di quell'intervento alla fine, ha rischiato. Sì, lo so, è un combattente. Valsenia è uno che praticamente ha risolto parecchi problemini, ci ha risolto con le sue. Li aveva risolti anche a Zeman. Esatto, prestazioni diciamo non molto frequenti, però una volta chiamato in causa ha risolto parecchi. Ci ha fatto guadagnare qualche punticino, però voglio dire, adesso bisogna stare attenti. Certo, siamo in una posizione di classifica molto diversa da quella di prima della partita, però è chiaro che bisogna continuare su questo trend. Però la cosa che mi meraviglia un pochino, che contrasta con una dichiarazione, con un messaggio di un tifoso, grazie a Zeman per la preparazione, perché la squadra, quando invece lo stesso Valsenia ha detto che erano okay, un pochino stanchi, no? Eh sì, proprio così, Leonardo Mancuso, complimenti per questa tua prima tripletta in carriera. Non avevi credo realizzato nemmeno la doppietta, quindi dovrei ancora farla una doppietta. Non so se hai detto in Serie B. Sì, in Serie B. Sì, comunque sì. L'avevi realizzata. Comunque ti sei portato a casa il pallone. Sì, sicuramente fa piacere, ma fa piacere soprattutto per la squadra, perché oggi portare a casa i 3 punti era veramente l'unica cosa che contava. Poi è arrivata anche la mia tripletta ed è un motivo, cioè sono contento per questo, però ripeto, oggi la cosa che veramente era importante era vincere, perché sono stati dei punti pesanti. Quella di oggi è stata la giornata più importante nella carriera di Leonardo Mancuso. 3 gol in Serie B non si segnano tutti i sabati, tutte le domeniche, ma soprattutto i tuoi tre gol sono serviti per far allontanare il Pescara dalla zona retrocessione. Questa è la soddisfazione più grande? Sicuramente sì, ripeto, perché come ho detto, la felicità per i 3 gol c'è sicuramente, perché come hai detto tu non capita tutti i giorni, però quello che mi rende ancora più, che mi rende orgoglioso, è che questi punti sono serviti per la classifica, per mettere dietro delle squadre, e sono stati appunto, sono serviti per portare a casa dei punti veramente pesanti. Primo tempo in totale controllo vostro, poi c'è stato prima il gol di De Francesco, loro hanno questi tiratori su punizione, poi pochi minuti e il secondo gol, che cosa è successo? Sì, diciamo che sul primo gol è stato veramente bravo, ha fatto veramente un gran gol, e poi è subentrata magari un attimo quel timore di farci rimontare, come è successo altre volte in questa stagione. Però credo comunque anche dopo il secondo gol abbiamo ripreso a giocare. Brugman è arrivata tu per tu alla fine davanti al portiere. Credo nel complesso la vittoria sia veramente meritata. Leonardo, non so se sei d'accordo con quello che sto per chiederti, ma dalla gara di Avellino in poi stiamo rivedendo il Mancuso della prima parte di campionato? Ma l'impegno mio c'è sempre stato, magari è aumentata un po' le giocate offensive. Sono arrivati anche diversi gol. Sì, sono arrivati più gol da Avellino. Mi metto sempre a disposizione di tutti, poi sicuramente ultimamente, come hai detto tu, stanno arrivando anche i gol, quindi è importante per me, ma è importante per la squadra. Allora ci racconti il terzo gol, che è stato davvero bellissimo secondo noi. Paolo, intercettato il rigore, chi ha stabilito lo tirasse lui. Un passaggio molto difficile, tra l'altro di Fiamozzi se non ricordo male, e poi 30 metri di corsa, sinistro chirurgico. Sì, c'è stata una palla diciamo rinviata da Fiammozzi in mezzo al campo, e quelle sono un po' le palle importanti, quando quelle da recuperare in mezzo al campo, ecco. Poi con lo stop mi si è creato lo spazio, e poi è stato bravo anche Valsenia a crearmi il varco, che si è allargato, e poi ho provato a incrociarla di sinistra e è andata bene.
Il terzo gol è stato bello, ma il primo gol sul rigore è stato quello che vi ha spianato la strada alla vittoria. Ti sei preso una responsabilità non da poco, considerando quello che era successo nelle precedenti partite con gli errori di Pettinari e di Brugman. Ti chiedo, chi ha deciso che dovevi essere tu a calciare il rigore? Ma diciamo che gli altri due me li ero procurati, ma avevamo deciso in precedenza che il primo l'avrebbe tirato Stefano e poi successivamente Gas, il capitano. E ora, poi parlando così, il terzo ho parlato con loro che me la sentivo di calciarlo io. Sei pensato prima di calciare quel pallone? No, sono rimasto tranquillo, non ho assolutamente pensato a quello che era successo appunto in precedenza, ho pensato solamente a calciarlo il meglio possibile. Ora sicuramente siete più sereni, non soltanto per la classifica, ma soprattutto perché vi siete sbloccati dopo due mesi e mezzo a digiuno di vittorie. È il modo migliore per affrontare questo finale di campionato, questi scontri diretti, ne saranno quattro, con il coltello tra i denti. Sì, ci mancava la vittoria forse da troppo tempo e questo è un aspetto, come detto tu, importantissimo. Ora però mancano 5 partite e ci servono ancora dei punti per raggiungere quello che è l'obiettivo salvezza e dobbiamo metterci quello che abbiamo messo nelle ultime partite perché lo spirito è sempre stato quello giusto. Leonardo, che cosa è cambiato nel Pescara dopo l'avvento di Pillon sulla panchina biancazzurra, da Zeman ad Epifani a Pillon? Stiamo vedendo in campo una squadra diversa. Ma io credo che la differenza sostanziale sia stata che ognuno di noi ha preso appieno quella che era realmente la situazione che si era creata, ecco, una situazione di pericolo. Quindi in questo momento ognuno di noi lotta su tutti i palloni perché si vuole tirare fuori da questa situazione. Quindi il mister è stato bravo a gestire questo aspetto qua perché lavoriamo molto sulle seconde palle, lavoriamo molto sull'aspetto di essere corti, compatti e poi ripeto, l'aspetto secondo me che è fondamentale che è cambiato è che ognuno di noi vuole tirarsi fuori dalla situazione. Grazie all'eroe della giornata Leonardo Mancuso, autore di una tripletta che ha permesso al Pescara di battere lo Spezia. Siamo in conclusione qui dalla Mix Zone dello Stadio Adriatico, abbiamo ascoltato Mancuso, abbiamo ascoltato precedentemente il tecnico della formazione adriatica, abbiamo ascoltato anche la conferenza stampa dei due allenatori, abbiamo ascoltato anche Valzania, dunque possiamo passare ai saluti, non prima di aver ringraziato Gaetano Tereo, Stefano Recanati per la collaborazione tecnico-giornalistica. Dalla Mix Zone dello Stadio Adriatico è davvero tutto, linea che può tornare definitivamente allo studio. Grazie a Paolo Renzetti, possiamo chiudere il collegamento da Pescara, stiamo anche per chiudere la prima parte, poi non andate via perché ci saranno tantissimi gol da vedere con una Serie D che continua ad emettere verdetti, una Serie D sempre più entusiasmante da seguire. William, ti avevo interrotto, vai a chiusare su quel discorso. Continuare il discorso anche perché c'è stato un ulteriore messaggio in cui si diceva che avrei dovuto io ringraziare Zeman per la condizione fisica della squadra. Per carità, posso anche ringraziarlo perché Zeman io l'ho definito sempre un grosso preparatore atletico più che allenatore, diciamo. Allenatore ha qualche limite, però non torniamo sul discorso di Zeman. Però voglio dire che questo va in contrasto con le dichiarazioni di Valzania, il quale ha detto che alla fine erano un po' stanchi, per cui hanno subito la pressione dello Spezia in maniera pericolosa. Credo invece che la condizione fisica della squadra sia buona, perché anche a Palermo e anche contro il Bari hanno dimostrato di avere ancora molte cartucce nel carniere, diciamo. Bene, allora vediamo gli highlights di Pescara Spezia, poi ci congediamo per questa prima parte di diretta stadio e chiudiamo l'ampia parentesi sul Pescara. Le immagini dello stadio adriatico Cornacchia, dunque, con le scelte di Beppi Pillon che inserisce Fiamozzi a sinistra, Balzano a destra, per rotta scelto preferito a
Fornasier con coda al centro della difesa, centrocampo confermato, Brugman, Valzania, Macin, in attacco Falco preferito a Capone, c'è Mancuso dall'altra parte, c'è Pettinari al centro, nello Spezia De Francesco alle spalle di Forte e Marilungo, Forte preferito a sua volta a Granoce. Primo squillo di Macin dalla distanza, poi la risposta dello Spezia con questa palla lavorata da Forte, quindi un tiro dalla distanza che finisce fuori, tiro di Pessina, il grande rimpianto estivo di Zeman e del Pescara. Questo è l'episodio che sblocca la gara, cross di Balzano, Gianni trattiene Pettinari, calcio di rigore per Gersini di Genova, la trattenuta c'è piuttosto netta anche in Genova dell'ex capitano della SPAL, il rigore lo tira Mancuso e lo scaraventa sotto l'incrocio, tiro potente, preciso, imprendibile per Manfredini, esulta Pillon per il vantaggio del Pescara al tredicesimo, passano tre minuti, il Pescara raddoppia, Mancuso scambia con Pettinari, il suo destro non sembra irresistibile ma è chirurgico, Manfredini non ci arriva, la palla tocca il palo interno e si insacca, 2-0 in 16 minuti, sembra un pomeriggio senza particolari sofferenze. Qui De Francesco, che è uno dei pochi che lotta nello Spezia, abbiamo sentito anche la voce di Gallo, avrei dovuto cambiare tutta la squadra nel primo tempo, alla fine del primo tempo, ha detto Fabio Gallo. Questo è un cartellino giallo per un fallo su Valzania e siamo già alla fine del primo tempo. Falco, leggermente infortunato, lascia il campo a Capone che non giocherà bene questo secondo tempo, entra anche Mulattieri nello Spezia, entra anche Augello sempre nello Spezia, fuori Maggiore. Il Pescara riesce a triplicare, ancora formidabile Mancuso che prende palla dal cerchio di centrocampo, avanza centralmente, fa partire un sinistro che non sembra anche questo irresistibile, ma Manfredini non ci arriva, vedete Mancuso recupera palla nel cerchio di centrocampo, parte irresistibile con la sua progressione e poi il sinistro, Manfredini non ci arriva, tripletta, la prima in Serie B per Leonardo Mancuso, fuori Forte, dentro Granoce, lo Spezia prova a giocare un po' per l'orgoglio, Mulattieri, la sua conclusione è di poco alta e poi la partita cambia in questo momento, la punizione di De Francesco, Fiorillo non ci arriva e dunque al 23esimo della ripresa lo Spezia accorcia le distanze con questa bella esecuzione di De Francesco, non solo, dopo due minuti punizione di Walter Lopez, Gianni gira di poco sopra la traversa, sono avvisaglie di un blackout del Pescara che fa rientrare in partita lo Spezia, qui sfonda Walter Lopez sulla sinistra, Balzano non aggredisce, la palla arriva a Granoce che mette dentro un pallone su cui Mulattieri non ha la benché minima difficoltà a segnare questo gol, vedete ancora il cross di Lopez, controllo di Granoce che mette dalla parte opposta, forse era un tiro, diventa un passaggio per Mulattieri che va a segnare, l'ultimo quarto d'ora è di totale sofferenza per il Pescara. Gara a 5 minuti dalla fine, dentro Fornasier e Baez al posto di Coda, infortunato, acciaccato, e Mancuso che era stremato, tanti brividi nei minuti finali, questa è una conclusione di Granoce, stop e tiro e parata di Fiorillo, soffre anche Pillon in panchina, questo è un contropiede clamoroso lasciato dal Pescara, Fiamozzi interviene, va giù ma simula Walter Lopez, si becca anche il cartellino giallo, lo Spezia poteva gestire meglio un contropiede che sarebbe stato letale per il Pescara e poi questa è l'ultima azione con Brugman che ha uno spunto, arriva davanti a Manfredini ma calcia alto, però vince il Pescara 3-2, una vittoria che mancava dai primi di febbraio, l'ultimo centro da tre punti era stato quello con la Salernitana. Chiudiamo questa parte, grazie a William Carosella. Scusami Andrea, sì. Prima ho sbagliato un termine, non vorrei che poi venisse rimproverato, parlavo di cartucce, invece di dire cartucciera ho detto il carniere. Va bene. Precisi, siamo tutti stanchi, ci mancherebbe. Non andate via perché l'Abruzzo del pallone prosegue, tanti gol da vedere perché è stata una giornata fondamentale in Serie D e c'è anche qualcosa da dire sulla giornata di Serie C col Teramo che ha riposato ma hanno giocato le dirette concorrenti. A tra poco. I nostri sogni.
Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Ore 20:30, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone che comincia con un'ora di ritardo nel suo formato canonico, ma che era iniziata alle 19:30 come tutte le settimane con il nostro Andrea Costantini che tra un po' ritroveremo per seguire il post gara di Pescara Spezia. Per fortuna è andato tutto bene, 3-2, brividi nel finale, ma quando purtroppo le annate sono così tocca soffrire anche nei pomeriggi che sembrano in discesa come quello che era cominciato tra Pescara e Spezia. In questa parte parleremo ovviamente solo di Serie D. Prima di iniziare, ricordandovi il numero di SMS 392 623 7060, ci potete mandare SMS a questo numero per domande e considerazioni. Fatemi fare i complimenti, davvero complimenti grandissimi, da conterranei, da abruzzesi, a Giulio Ciccone della Bardiani, che oggi ha vinto la 79esima edizione del Tour of the Alps, il Tour dell'Appennino, il Giro dell'Appennino, quello che una volta si chiamava Giro dell'Appennino, ed è davvero un vanto per noi abruzzesi poter esibire questo gioiello del ciclismo italiano e tra un po', lo vedrete, non solo italiano. Nella giornata in cui Jungels vince la Liegi-Bastogliegi, il nostro Ciccone ci regala davvero un'emozione grandissima. Saluto gli ospiti, ritrovo con piacere Luca Di Pasquale, ciao Luca. Buonasera a voi. E al tuo fianco ritrovo Francesco Daniello, ciao Francesco. Buonasera. Vediamo i risultati della giornata terz'ultima di campionato, ci siamo quasi. Avezzano San Marino 2-0, Campobasso Vastese 1-0, giocata ieri, incredibile, a Castelfidardo Jesina, pareggio nel finale della Jesina, finisce 1-1. Fabriano San Giustese 1-3, il Fabriano retrocede. Così come aveva fatto la settimana scorsa il Nero Stellati. Francavilla Vispesaro 0-2, L'Aquila Pineto 1-3, Agnonese Monticelli 6-0, Recanatese Materica 2-1, San Nicolò Nero Stellati 3-0. Dopo 32 giornate di campionato, vediamo la classifica, perché c'è il cambio a 180 minuti dalla fine della stagione. La Vispesaro si prende il primo posto, 70 punti, e adesso ha davvero due match point per salire in Serie C. La Materica si ferma a 68, 58 punti l'Avezzano, il Pineto al termine di una, che poi non sappiamo se è termine, noi ovviamente al Pineto auguriamo di no, che continui anche altre due partite, ma allo stato attuale, al termine di una rimonta entusiasmante, arriva al quarto posto, 53 punti, l'Aquila 51, sorpassata proprio dal Pineto, 50 punti la Vastese, che esce fuori dal lotto dei playoff. 48 punti per San Marino e San Giustese, 47 per il Francavilla, 44 per il Castelfidardo, 40 per la Recanatese, 39 per il Campobasso, 37 Agnonese e San Nicolò, 34 a Jesina, 27 per il Monticelli, 19 per Fabriano e Nero Stellati. In basso, allo stato attuale ci sarebbe il play out tra San Nicolò e Jesina, non si disputerebbe quello tra Agnonese e Monticelli, perché vedete ci sono 10 punti proprio tra Monticelli e Agnonese, quindi allo stato attuale non ci sarebbe Agnonese e Monticelli, si giocherebbe solo San Nicolò e Jesina. E voi chiederete a me perché il San Nicolò è in quella posizione visto che ha pari punti, perché negli scontri diretti con il San Nicolò sono alla pari Agnonese e San Nicolò, vale la differenza reti generale che in questo momento favorisce l'Agnonese, che dunque è un posto più su del San Nicolò. Questo è quanto. Iniziamo subito rapidissimamente tenendo la classifica, chiedo a Luca se si aspettava che la Vastese, insomma, ha fatto un po' il gambero al contrario del Pineto. Il Pineto ha fatto una rimonta clamorosa, la Vastese invece è arretrata e per la prima volta penso non so da quante settimane è fuori dal lotto playoff. Fuori dalla lotta playoff. Te lo aspettavi? No, perché credevo che ieri facesse qualche risultato a Campobasso, considerando che il Campobasso aveva credo 4-5 sì, giocatori squalificati, quindi la portata anche un punto era utile sia per la Vastese, ma soprattutto aiutava anche le squadre abruzzese per la lotta ai play-out. Però ecco, abbiamo le altre abruzzese, l'Aquila e Pineto, diciamo che fino all'ultima giornata presumo che
dalla San Giustese possono ancora, orientativamente parlando, lottare per ancora due posizioni. Credo che ormai Matelica o Pesaro e l'Avezzano abbiano consolidato le posizioni o playoff più la prima che vinca il campionato. Le altre penso se la possono giocare. Per l'Aquila non presente sconfitta che allontana dai playoff, ma vero fino a un certo punto, perché in questo momento l'Aquila chiuderebbe l'otto playoff. Comunque inutili, vista la vecchia penale del 2017, forse per stipendi mancati ai giocatori. Perdonami, Luca, ti ho interrotto. Sì, no, sì, questa era come hanno fatto al campo basso per esporre l'Aquila. Se vanno avanti le partenze, probabilmente rischia qualche punto di penalizzazione. Però credo che hanno fatto un buon lavoro. Poi non è facile lavorare in certe situazioni, ci sono stato, quindi conosco la realtà. Si parla, ma poi concretamente poi si fa poco per aiutare. Invece a Francesco chiedo se possiamo trarre un giudizio generale dalle squadre abruzzesi di adesso. È vero che la Vastese è fuori dall'otto playoff, però abbiamo quattro rappresentanti, con il Francavilla che praticamente dice addio ai playoff, che però non è molto distante, quindi quattro rappresentanti degne dell'otto playoff. Questo che cosa vuol dire? Che il calcio abruzzese comincia a dar segnali di ripresa? Questo è quello che si spera, visto anche in categorie superiori quello che sta avvenendo tra Abruzzo e Marche. Il calcio sta un po' scendendo di livello, però vedendo le squadre che sono sotto di categoria e che stanno, diciamo che hanno ambizioni importanti, sperando che qualcuna di queste riesca a salire la china un po' alla volta. Però per quanto riguarda la classifica, io credo che i prospetti iniziali, più o meno in base alle costruzioni delle squadre, siano questi qua. La classifica rende un po' la costruzione della squadra, tranne credo il Francavilla, che aveva ambizioni diverse e per la squadra che ha poteva stare un pochettino più in alto in classifica, però per il resto penso che sia una classifica giusta, delineata. Poi vi chiederò ovviamente di questo sorpasso in vetta, che però, beati loro, riguardano formazioni comunque marchigiane, quindi noi abbiamo altri problemi. Cominciamo subito con il giro dai campi, bella rimonta del Pineto, sempre Forza Pineto, e iniziamo proprio dallo stadio Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia. Peraltro devo ringraziare e salutare anche tanti, oggi sono stato al Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia, peraltro impianto bellissimo, giornata stupenda, alcuni sostenitori aquilani, sempre molto gentili, ci seguono sempre, tutte le domeniche, li saluto affettuosamente, sono stati gentilissimi. Ci vediamo il servizio. L'Aquila 1, Pineto 3, vediamo. Dal 18 marzo al 22 aprile, un mese vissuto ad alta velocità e che oggi col blitz al Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia consegna al Pineto un quarto posto, che è il coronamento di una rincorsa incredibile, folle per certi versi. Rosso-blu senza gli squalificati Ruce e Siena, ma che recuperano Boldrini che si piazza nel 3-4-1-2 alle spalle di Padovani e Ibe. Dall'altra parte Amaolo rinuncia ai due attaccanti e Tomassini l'unica punta. Rosso-blu che approcciano bene la gara con un paio di conclusioni che mettono i brividi alla retroguardia ospite. Nemmeno un minuto e mezzo e Boldrini strozza troppo il pallone senza trovare la porta, quella che c'entra Padovani al secondo senza dare particolari problemi a Giachetta. Il vantaggio di casa però è solo rimandato al minuto 7. Pupeschi da sinistra disegna un traversone perfetto, Ibe salta più in alto del suo marcatore e di testa gira sul secondo palo, dove l'estremo difensore ospite non può proprio arrivare. Pareggio un lampo accecante di Ciarcelluti, che parte e inventa, semina avversari e con un tocco stile futsal batte Farroni sul secondo palo. Un gol fantastico per un giocatore in forma smagliante. Al 22esimo protesta l'Aquila per una rete annullata a Padovani, che gira in bello stile alle spalle di Giachetta e nel suggerimento di Esposito, ma quando secondo l'assistente Pagiola di Legnago è già al di là della linea dei difensori pinetesi. Ma ormai la partita è tornata sul filo di un equilibrio sottilissimo ed è proprio il Pineto a sfiorare il sorpasso al 35esimo grazie a Mariani, che disegna qualcosa che è a metà tra un tiro e un cross, parabola che c'entra la traversa, mani nei capelli per il centrocampista. Ancora Mariani al 36esimo può battere verso la porta aquilana dopo la discesa del solito Ciarcelluti in campo aperto, destro centrale. La risposta di casa al minuto 38 dalla distanza di Paolo libera la conclusione al lato. Altre proteste rosso-blu pochi secondi prima dell'intervallo. Sul corner di Boldrini, Pomante tocca in
in maniera involontaria il pallone con un braccio per Crezzini, tutto regolare col duplice fischio che interrompe anche l'azione di Cafiero. L'Aquila parte forte nella ripresa e dopo 54 secondi manca l'impatto con la sfera dopo il servizio di Padovani che gli avrebbe permesso di sparare comodamente a rete. Padovani allora decide di provare lui al 57esimo, sinistro fuori bersaglio. Al 60esimo Mariani però si ritrova il pallone in area, prova il diagonale, Farroni è battuto ma è provvidenziale, Cafiero sulla linea. L'inerzia gira e va tutta a favore del Pineto, Amalo inserisce Di Rocco e Farias per Ciarceluti e Mariani e il sorpasso pinetese arriva a metà ripresa, Marianeschi scarica una conclusione verso la porta di Farroni, Gagliardini respinge ma dalle parti di Tomassini che si avventa sulla sfera e firma la rete numero 9 del suo campionato. L'Aquila accusa il colpo, Battistini richiama Boucher per De Iulis ma gli spazi che la squadra di casa lascia sono enormi, al 76esimo ancora Farroni a dire di no a Tomassini liberato da Marianeschi, al 79esimo Ibe strappa applausi con la rovesciata ma null'altro, tiro fuori bersaglio, il triste del Pineto è solo rimandato di qualche istante con Pezzotti che raccoglie l'assist di Farias e regala un successo fondamentale per la rimonta del Pineto che ha davvero del clamoroso in poco più di un mese, dal punto più basso al punto più alto, quello del Gran Sasso d'Italia, dove Castelfidardo a parte nessun altro aveva vinto. I playoff ora sono realtà aspettando gli ultimi 180 minuti, che a questo punto potrebbero non essere più solo 180. Per l'Aquila gli applausi dei propri tifosi e altri due ostacoli, Iesina e Vastese, per continuare a cullare un sogno che avrebbe altrettanto del meraviglioso. Lo secondo tempo ha fatto meglio di noi il Pineto, noi siamo partiti molto bene, sembrava tra virgolette l'ennesima partita facile e purtroppo abbiamo alzato il piede all'acceleratore. Non è una squadra, soprattutto come le condizioni in cui eravamo oggi, perché le assenze in certe zone di campo sono state importanti e come è stato importante avere poca propulsione in alcune zone di campo dove siamo abituati di solito a far male. E qualche giocatore non in perfetta condizione, speriamo di recuperarlo perché in questo rush finale a sto punto vogliamo raggiungere quello che ci siamo prefissati noi. Certo, sinceramente un po' più di aiuto anche se la squadra non era entusiasmante oggi, me l'aspettavo, però detto questo va bene così, anche se avrei voluto vedere la partita con situazioni un po' diverse come il gol annullato da Padovani che voglio verificare se era fuori gioco, dalla panchina non mi è sembrato, il rigore netto che c'era nel primo tempo e fallo di Pomante di mano. Con due situazioni così forse la partita potrebbe avere un verso diverso, ma è inutile dire, dopo il 2-1 con l'infortunio di Paolo per crampi che oggettivamente non avevamo grossissime alternative da schierare dall'inizio almeno in certe zone di campo, pensiamo di romperla con gli equilibri in cui siamo stati solidi, invece ci è mancato lo spunto, ci è mancato soprattutto un po' di propulsione a mio parere sulle fasce, poi loro sono bravi, quando abbassi i ritmi sono l'11esimo risultato utile, mi pare la nona vittoria su 11 partite, è una squadra forte, una squadra per me doveva stare fra le prime 2-3 in classifica, questo te lo dico, ma l'ho detto ieri, dirlo oggi sarebbe facile, l'ho detto ieri io, quindi lo confermo. Tranne il primo quarto d'ora dove abbiamo sofferto un po' la partenza sprint dell'Aquila, dove magari noi facciamo fatica ad accorciare sulla squadra avversaria, poi abbiamo cambiato anche moduli, già siamo stati pericolosi, abbiamo preso guadagnato campo, abbiamo sferrato il gol, pareggiato e sferrato il gol, poi secondo tempo non c'è stata secondo me partita perché abbiamo dominato, abbiamo creato tantissimo e potevamo chiudere prima la gara e quindi la vittoria è strameritata contro una squadra forte e in salute e quindi bene che è arrivata oggi questa vittoria in uno scontro diretto che ci permette ecco, di stare dentro i playoff e l'obiettivo che strada facendo ci siamo creati e vogliamo mantenerlo fino alla fine. Mister, lo scorso 18 marzo dopo la sconfitta interna contro il Nero Stellati, alla fine, cioè, chi se lo sarebbe mai aspettato di ritrovare a distanza di qualche settimana il Pineto dove è oggi? Ma effettivamente era un momento particolare, ma nell'arco dell'annata, se mi guardo un po' indietro, abbiamo avuto delle situazioni difficili come la fase iniziale dove in 4 partite abbiamo fatto soltanto 3 punti, però poi abbiamo fatto 15 risultati utili. E poi abbiamo avuto un altro momento delicato con 3 sconfitte consecutive, ma la squadra ha creduto sempre nelle proprie possibilità e so di avere un gruppo forte, una società forte alle spalle e non abbiamo mollato mai. Anche dopo la sconfitta con i Rostellati, che in quel momento poteva segnare un momento diciamo, negativo per il nostro cammino. Però ancora una volta la squadra ha dimostrato carattere, forza, gambe, come ha dimostrato oggi. E siamo e raggiungendo un traguardo importante, non abbiamo ancora la matematica, vogliamo con tutte le nostre forze
e regalarci questo sogno, come abbiamo detto sempre, lo stiamo cullando da tempo e manca poco. I ragazzi sono consapevoli di questo, speriamo di regalare questo sogno al presidente, al direttore, che sono stati sempre vicino e ci hanno dato sostenuto in tutti i momenti e tutte le situazioni difficili. Vittoria convincente per il Pineto, grande secondo tempo, probabilmente l'Aquila nella ripresa ha un po' pagato lo sforzo, ma poi io, caro Luca, ho ascoltato nell'intervista successiva, che però questa sera non proporremo nei prossimi giorni, anche il direttore generale Gianmarino, e gli ho chiesto: questa posizione in classifica è la vittoria della continuità? Cioè, è inutile nascondersi, in più di una circostanza il Pineto ha pensato ad un cambio, che forse l'esperienza con Amaulo fosse quasi al capolinea, invece l'avevamo pensato forse più noi che loro, sono andati avanti e i risultati adesso gli hanno dato ragione. È la vittoria della continuità tecnica? Sicuramente sì, anche perché io sono stato anche di, tra virgolette, uno di quei critici che ho detto che il Pineto aveva una rosa ottima per fare un campionato di vertice e lottare fino alla fine, sia per i playoff che per le posizioni primo e secondo posto. Quindi anche io mi metto e giustamente riconosco lo sbaglio fatto inizialmente su questo giudizio. La società, giustamente, noi all'esterno diamo certi giudizi, loro conoscono l'ambiente, le metodologie dell'allenatore, come lavora e come il gruppo era compatto. È normale che hanno fatto una scelta che li ha portati a essere, come si dice, importanti, tenere duro fino alla fine, essere protagonisti fino a 180 minuti alla fine del campionato. Certo. Quindi poi ci ricordiamo, può stare. Anche che Amaulo ha sempre fatto negli anni un finale di campionato straordinario. Sì, quindi sì. Anche magari in base a quello il presidente sapeva che avrebbe fatto l'esploit. Ah, tu dici, considerata la carriera di Amaulo, sa che poi magari alla fine qualcosa recupera. Certo, però, Francesco, il recupero è clamoroso. Ti chiedo un giudizio invece su questo giocatore qua. Te che sei esperto di Giacelluti, di giovani giocatori. Ottimo giocatore, secondo me, anche di categorie superiori, visto che ha l'età giusta per poterci provare. Ha forza, ha dribbling, nell'uno contro uno è forte. Ora sta riuscendo con continuità a fare anche gol. Quindi, perché no? Per me personalmente è un ottimo giocatore. Allora, apriamo per un attimo l'angolo Moviola, perché ne ha parlato Battistini, che avete sentito nell'intervista. Ha citato due episodi. Il primo: siamo sul punteggio di 1-1, il Pineto ha appena pareggiato e l'Aquila potrebbe riportarsi in vantaggio con questo gol di Padovani. C'è una discesa di Esposito, se non erro, forse Gagliardini. Il pallone va a finire a... fermiamo l'immagine, qui c'è proprio un'immagine ferma, sì. Non si vede l'altro difensore, perché forse il televisore taglia un po', c'è un altro difensore alla sinistra di Padovani, ma fidatevi, noi l'abbiamo rivista, anche l'altro difensore è dietro millimetricamente, cioè non è un fuorigioco di chissà quanti è, però c'è, posso assicurare che c'è. Ma vedendo che la posizione guarda rispetto in a Pomante, sicuro. Sì, ma anche il guardarini si vede dall'immagine che è in linea, quindi sì, presumo che non è che sia in ritardo. Quindi, secondo me, si è alzato la bandierina. Sì, quello stava molto dietro. Stava molto dietro. Sì, sì. Dopo, quando si apre l'inquadratura, esce anche l'altro difensore. Ma la sensazione dal vivo era più dubbia. Poi, rivedendola, invece, bisogna fare i complimenti al secondo assistente. Sul secondo episodio faccio una premessa, siccome è una non si vedrà proprio perfettamente il presunto tocco di mano di Pomante su Cafiero. C'è questo calcio d'angolo di Boldrini, pallone che arriva sul secondo palo, colpisce di testa Cafiero e Pomante tocca il pallone, secondo l'arbitro in maniera totalmente fortuita, con la parte... con il gomito, con il braccio, con la parte di dietro del braccio. Poi, come vedete, eravamo proprio in chiusura di primo tempo, l'arbitro non fa neanche finire il primo tempo. Non si vede perché in quel momento l'inquadratura perde i due. Però mi sembra che Marco, che Pomante sia è girato di spalle rispetto al pallone e poi tra lui e l'attaccante, cioè, sono quasi a contatto col corpo, quindi
cioè, in primis non l'ha vista e poi mi sembra un po' eccessivo. Esatto, ma secondo me, a scanso di equivoci, guardate, lo rivediamo, guardate Cafiero, non fa un minimo di protesta, non accenna una protesta, nel senso che all'inizio magari, ecco, continua l'azione, vorrebbe rimetterla al centro, poi ci ripensa, arriva il duplice fischio, però non ci sono proteste veementi, questo probabilmente è il maggiore indizio. Non so se siete d'accordo. Perché non era così clamoroso, anche perché la palla, se fosse andata avanti, non ho visto bene, ma non penso che c'era un compagno no, assolutamente da poter sfruttare no. L'azione. Assolutamente. Quindi anche quello no. Magari. Va bene. Da qui in avanti, dunque, Francesco, se il Pineto può solo migliorare, diventa la mina vagante o forse anche qualcosa di più del playoff, nel senso che Battisini ha detto: questa è una squadra che io mi aspettavo fosse già tra le prime due. Sì, io lo penso anch'io, non credo che abbia tanto di meno del Matelica, oppure come squadra, come gruppo. E poi dopo c'è da dire una cosa e fare ancora più complimenti al Pineto, perché sta costruendo un qualcosa di positivo anche per il futuro, anche perché non dimentichiamo che ha vinto un campionato juniores nazionale, quindi costruendo anche dai giovani si vede che ha un futuro roseo, e questo è da fare i complimenti al presidente, allo staff e a tutti quelli che lavorano per il Pineto Calcio, ecco. Certo, assolutamente. Per l'Aquila invece, purtroppo, Luca, siamo sempre alle solite, anche se è chiaro che i risultati portano un po' di beneficio, un po' di ossigeno. Sì, vabbè. Anche se oggi è arrivato oggi la sconfitta, però era uno scontro diretto tra due squadre che avevano 50 punti il Pineto, sì, e 51 l'Aquila. Quindi ci possono anche stare questi piccoli risultati negativi, perché alla fine diciamo che l'Aquila ha avuto pure una grande rincorsa, l'ha fatta anche l'Aquila, sì. Noi decandiamo il Pineto giustamente perché adesso è quarta, però anche l'Aquila credo un mesetto e mezzo fa stava a 7-8 punti dai playoff, quindi ha fatto anche loro hanno fatto una bella rincorsa, considerando anche le varie situazioni societarie che a volte può essere sia alibi che scuse, certo. Quindi, però ciò non toglie che a 180 minuti facendo 6 punti, forse a 56 puoi recuperare la quinta posizione. Certo. Cambiamo partita adesso, andiamo a Francavilla, dove si consuma la parte positiva del sorpasso, perché ovviamente a Recanati c'è il dramma, a Francavilla invece c'è la festa dei tifosi della Vispesaro, perché la Vispesaro vince al Valle Anzuca contro il Francavilla, il servizio di Ania Cantagalli, vediamo. Si complica notevolmente la rincorsa playoff del Francavilla per mano della nuova capolista del girone. La Vispesaro, infatti, battendo 2-0 i giallorossi, si prende il primo posto in classifica, complice il KO del Matelica in casa della Recanatese. Iervese conferma Paravati in avanti in coppia con Banegas, perché Alexice e Fofanà non sono al meglio, anche se in panchina. Dall'altra parte D'Amore schiera il consueto 4-3-1-2 con Buonocunto alle spalle di Olcese e Baldazzi. È una Vispesaro che si fa decisamente preferire nel primo tempo, a prescindere dal gol che proprio Olcese metterà a segno prima di rientrare negli spogliatoi. Sembroni e Fargione non si intendono al meglio al quinto, con l'estremo difensore di casa costretto a rincorrere il pallone per evitare il peggio. Prima del quarto d'ora Carta si inventa un tiro dalla distanza con la traversa che salva praticamente Fargione. Qualche minuto dopo invece l'estremo giallorosso si fa trovare pronto su un diagonale di Buonocunto, rifugiandosi in angolo. Il Francavilla fa estrema fatica ad impostare la manovra e così la Vis colpisce al 42esimo. Baldazzi serve un assist col contagiri per Olcese, che stoppa il pallone e trafigge Fargione. Nel recupero il Francavilla rischia anche di subire il raddoppio e Buonocunto ad imbeccare questa volta Olcese con successivo miracolo di Fargione. Qualche istante dopo invece Baldazzi prova una conclusione in area che si spegne di poco sul fondo. Iervese deve rinunciare a Romeo per infortunio a inizio ripresa e Molenda a fare il suo ingresso in campo e Fiore a scendere sulla linea difensiva. Il Francavilla riparte con un buon piglio e con Sembroni che pesca in area Banegas, ma il suo colpo di testa è troppo centrale per impensierire Marfella. Con il passare dei minuti però i giallorossi evidenziano gli stessi problemi nella gestione del pallone messi in mostra nella prima frazione e così la Vis colpisce ancora. Da un cross dalla sinistra di Boccioletti, Di Cecco non riesce ad allontanare la sfera dall'area piccola con Olcese pronto a raccogliere e a firmare la doppietta. Qualche istante dopo la formazione di D'Amore sfiora anche il tris con Carta.
Il Francavilla prova a riaprire la sfida, però senza particolare convinzione, con Palumbo che da calcio di punizione centrale non trova di poco la porta. Finisce così praticamente senza ulteriori emozioni, con i tifosi della Vis presenti al Vallanzuco in festa per il primo posto e il Francavilla a salutare, salvo colpi di scena, il sogno playoff. Mister, a parte qualche difficoltà in fase di impostazione di manovra, magari non si è visto quell'atteggiamento e quella verve che oggi forse era lecito un po' attendersi. Contro una squadra così forte dovevi arrivarci nella condizione migliore. Noi purtroppo ci siamo arrivati, non dico incerottati, ma veramente non bene fisicamente, perché molti non, questa settimana alcuni non si sono allenati per varie problematiche, abbiamo perso pure Babba. Questa è una squadra forte, la Vispesa, che la devi incontrare nelle condizioni migliori, cioè fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Quindi oggi abbiamo fatto purtroppo, mi dispiace perché venivamo da ottime prestazioni e non ci voleva una partita così, però obiettivamente c'è poco da recriminare, nel senso che la squadra, la Vispesa, ha dimostrato tutto il proprio valore e noi obiettivamente abbiamo fatto fatica, ma non ne avevamo, si vedeva, non avevamo forza proprio per controbattere una squadra così forte. Preso il primo gol, naturalmente diventava ancora più difficile da quello che si pensava dall'inizio, però ecco, non posso che ringraziare i ragazzi per l'atteggiamento. Addirittura ho messo Alexic, che ha giocato con una contrattura, il ragazzo è voluto entrare lo stesso, quindi non posso che ringraziarli, perché l'atteggiamento era quello veramente di una squadra che teneva questa partita, però purtroppo, ripeto, fisicamente non eravamo pronti per fare una partita importante. Mister, un sogno sfiorato domenica scorsa, adesso quel sogno però in realtà siete primi in classifica. Sì, è la verità, ci abbiamo provato già da qualche settimana ad assaporare questo sorpasso e adesso siamo felici che è arrivato. Adesso siete padroni del vostro destino, come ha detto poco fa, è fiducioso ovviamente. Beh certo, adesso non dobbiamo più guardare i risultati del Matelica e quindi pensiamo solo a fare il massimo nelle ultime due partite che ci rimangono. Quest'oggi siete sembrati sempre in controllo della sfida, poi con Olcese lì davanti le cose ovviamente vengono un po' facilitate. Olcese è un attaccante formidabile, lo sanno tutti e lo so io per primo che ho il piacere di poterlo allenare e di poterlo mettere in campo. Se la squadra è stata brava a servirlo, ha avuto altre occasioni per far gol, le hanno avute anche altri, sono veramente soddisfatto per un'ottima prestazione. E dunque, sorpasso compiuto, tu oggi Luca eri a Francavilla, che impressione ti ha fatto sia il Francavilla che la Vispesa? Prima ci dicevano Francavilla ruolino interno da zona retrocessione, ora io non sono andato a vedere proprio i numeri, però conto di farlo. Probabilmente ha fatto meno casa. Punti in casa che in trasferta. Sì, sì. Io l'ho visto anche domenica scorsa a Vasto, ma ha fatto un'ottima impressione il Francavilla. Oggi non voglio sembrare che esagero tutto, ma come se fosse in balia degli avversari e presa a pallonate oggi. Credo che oggi il Pesaro, se avesse vinto con margine più ampio, non avrebbe rubato nulla. E invece il Francavilla non l'ho vista proprio con quell'atteggiamento, troppe disattenzioni a mio giudizio. Ma forse secondo te il fatto di essere a 47 punti, che la rincorsa era veramente complicata, che l'avversario era così forte, possono essere stati ingredienti determinanti e nel fatto che ha trovato una squadra a 1000 e Francavilla. Dopo la vittoria di Vasto era più facile incontrare un'altra formazione che forse con i tre punti, col Pesaro oggi giustamente stanno ancora un punto dal Matelica, che oggi addirittura l'ha anche scavalcata, era una partita molto difficile. Certo. Però ciò non toglie che il Francavilla ha un organico importante e sicuramente avrebbe, a mio giudizio, senza offesa per nessuno, avrei potuto raggiungere un risultato più ambizioso, a mio giudizio. Francesco, in casa, se l'Aquila non può essere ripescata, ergo non può andare in Lega Pro, perché farle disputare i playoff? Perché se è meritata? Adesso io non so le questioni
relative al ripescaggio o meno. Non lo ricordo e non sono un tipo che per le date è un fenomeno, quindi cioè, potrei anche sbagliare. Tecnicamente non potrebbe essere ripescata. Tecnicamente non può essere ripescata perché c'è un range di anni entro il quale non si può chiedere il ripescaggio di una squadra che è stata condannata per illecito sportivo. Ma detto questo, però ciò non toglie che per quello che ha fatto in campo merita la disputa dei playoff, lo merita un gruppo, lo merita un allenatore, lo merita una città, lo merita una tifoseria. Assolutamente, anche perché per tutte le vicende che si sono sentite fino ad oggi ha dato l'anima al gruppo e quindi è giusto e doveroso partecipare ai playoff. Poi dopo, chiaro. Francesco, invece a te volevo chiederti, in ambito Vispesaro, insomma, questo sorpasso che ha un po' del clamoroso, tu conosci bene la piazza di Pesaro, comunque gli umori che si respirano lì. Oggi c'era tanto pubblico al Valle Anzuca, ma secondo te ci speravano alla fine di farlo questo più sorpasso? Più che altro io conosco l'ex direttore, che è Stefano Stefanelli, che è stato un mio compagno di squadra, purtroppo dimissionario qualche mese fa. Però ad essere sincero è stato un po' altalenante, va bene, nelle ultime partite ha fatto la differenza ed è riuscito a guadagnarsi anche il primo posto, soprattutto nello scontro diretto a Matelica, però quando c'era da fare il salto di qualità è sempre mancato qualcosa, quindi io penso che aspettareci se l'aspettavano un po' tutti, però si pensava che il Matelica avesse qualcosa in più, sia in termini che sono 3 anni che ci si prova e anche in termini economici, il presidente, tra l'altro sono 3 anni che ci vuole andare in Lega Pro. Ora se la giocheranno fino alla fine in 2 partite, ha un calendario, credo che quello della Vispesaro sia più abbordabile, però gioca Vispesaro Campobasso, Castelfidardo Vispesaro, mentre ci sarà Matelica San Marino, Avezzano Matelica. Infatti, quindi sarà più dura per il Matelica recuperare questi punti, però nel calcio non ci sa mai, sappiamo. Te sei stato giocatore, Francesco, e quindi ti chiedo, non ti chiedo la parte matelicese, perché là, in quel caso è chiaro che subentra la paura di non farcela e poi davvero accade che non ci se la fa. Ti chiedo, da ex giocatore, fossi stato un giocatore della Vis o l'allenatore della Vis, come si fa a rimanere attaccati alla possibilità di sorpasso, che a un certo punto era praticamente impossibile? È come hanno fatto fino ad oggi, in pratica, sperando di poter avere un trend positivo come hanno fatto e a quel punto sperare dall'altra parte che il Matelica perdesse qualche punto. Mentre attualmente è tutto in gioco nel loro spogliatoio, in pratica. Dal momento in cui te sai che in 2 partite non perdi punti, ha vinto il campionato. Mentre ora la rincorsa deve fare il Matelica. Sulla questione organico Francavilla che ci dicevano da casa, probabilmente Fofanà, Di Cecco, giocatori per l'addiso non lusso, ma che sono stati poco funzionali. Sono dell'opinione che ho detto all'inizio, e credo che hanno rispettato più o meno le ambizioni iniziali di tutte le squadre, tranne il Francavilla, che secondo me, come diceva anche Luca, ha un organico importante e quantomeno si sperava che facesse i playoff, o quantomeno si lottava fino alla fine per entrare in un posto nei playoff. Assolutamente. Cambiamo adesso, andiamo ad Avezzano, dove c'è stata la vittoria dell'Avezzano praticamente senza storia contro il San Marino. Si conferma terza forza del campionato la squadra di Giampaolo. Vediamo insieme il servizio. Partita di cartello allo stadio dei Marsi, Avezzano per la seconda volta in 7 giorni di fronte al proprio pubblico. Il San Marino di Filippo Medri a caccia di riscatto dopo l'ennesimo passo falso allo stadium. Non comincia però nel migliore dei modi. 2 minuti e l'Avezzano impone il dazio casalingo, d'Eramo sulla sinistra, domestica e premia la sovrapposizione di Lombardo, mancino di precisione del terzino di Siracusa che come con la Recanatese pennella per Dos Santos che la piazza a incrociare nell'angolino dove fall non può arrivare. 1-0 sono 20 le reti del brasiliano in questo
questo campionato, comincia in salita la gara del San Marino. Ancora pericolosi biancoverdi al nono, Dos Santos cerca Persi al centrocampista, è perfetto nell'inserimento ma non riesce ad agganciare la sfera e l'azione sfuma. Reazione San Marino al dodicesimo, calcio di punizione dai 30 metri in appello a calciare, palla alta di poco. Al diciannovesimo il primo cambio obbligato per Medri, dopo uno scontro di gioco si fa male Bugaro. Al suo posto il numero 20 Guidi, fa paura il San Marino al minuto 21, Lombardi coi pugni ci mette una pezza. 24esimo triangolo tra Deramo e Cerone, l'esterno riceve a tu per tu col portiere, fall, anticipa Deramo. Dos Santos sulla ribattuta, di prima intenzione non calibra il tiro. Il raddoppio arriva alla mezz'ora, azione corale, Dos per Besana che vede l'inserimento di Deramo, taglio raso terra, conclusione facile facile del classe 99 che fa 2-0 e torna al gol dopo 13 giornate. Il solito Cerone un minuto dopo ci prova dalla lunga distanza con fall, fuori dai pali, si rifugia in corner il portiere biancazzurro. Sfuma sul possesso palla avezzanese, il primo tempo doppio passivo all'intervallo, squadre a rifiatare per 15 minuti, sarà il San Marino a battezzare la ripresa. Ottavo minuto Guidi prova la botta a scavalcare Lombardi, sfera sul fondo. Innocua al quarto d'ora, la conclusione dalla distanza sempre di Guidi, Lombardi senza problemi. Decisamente più pericoloso Ceccarelli un minuto dopo, si libera bene in area avversaria e conclude con rasoterra, troppo centrale. Il portiere di casa è ben piazzato. Nappello al 24esimo si riprova in occasione di un calcio piazzato, si rifugia in corner la retroguardia di casa. Cambio al 25esimo, fuori Federico Cerone, dentro Lorenzo Di Curzio. Il neo entrato prova subito a scaldare il destro, impresa diretta fall. Un minuto più tardi è Dos Santos ad andare vicino al 3-0, ancora fall a dire di no. Sostituzioni anche per il San Marino, Medri rivoluziona l'11, fuori Longobardi, Conti, Tamagnini e Guidi. In campo Bardeggia, Evaristi, Moretti e Rasa. Al minuto 32 esce Michael Deramo, al suo posto Marco Acatullo. Al 37esimo sul rasoterra al veleno di Nappello si rifugia in corner Lombardi. Spazio a Bisegna nel finale, standing ovation per Matheus Dos Santos. Si giocheranno 4 minuti di recupero, c'è spazio anche per Michele Priorelli, fuori Saverio Pellecchia. Prestazione atletica da centometrista di Di Curzio nel recupero, che lascia dietro di sé gli avversari e trafigge fall. Il direttore di gara però dice che la posizione di partenza era irregolare e allora il triplice fischio sarà 2-0 Avezzano. Altra partita senza incassare gol, altra partita strappata all'avversaria, altri 3 punti e altro risultato positivo ad allungare la striscia record. Sono 15 le gare utili consecutive della banda di Giampaolo. Terzo posto in cassaforte ed ora l'ultima trasferta, quella di Pineto, poi sole 90 minuti col Matelica. Mister, sulle prestazioni del San Marino in trasferta parlano ampiamente i numeri, oggi non è andata benissimo, si può dire che avete regalato un tempo, pesa sicuramente la rete dopo 2 minuti di gioco? Sì, hai analizzato bene, secondo me il primo tempo siamo stati pochi in partita, poi come dicevo i tuoi colleghi sono partite che vengono equilibrate dove l'episodio può decidere un match. Noi purtroppo dopo 2 minuti abbiamo subito un gol e questo magari ci ha ulteriormente complicato magari la nostra partita, però e nel primo tempo sicuramente non siamo stati brillanti. Nel secondo tempo secondo me abbiamo fatto una buona partita tenendo bene il campo, abbiamo avuto un ottimo palleggio, non siamo stati bravi nella finalizzazione. Ma le azioni da gol di tutta la partita io credo che da ambo le parti non siano tantissime. L'Avezzano le due che le ha capitalizzate, che ha avuto le ha capitalizzate ed è stato più bravo di noi. Dispiace perché noi proviamo a stare attaccati il più possibile alla zona playoff, abbiamo ancora 2 partite e cercheremo di fare bottino pieno nelle prossime 2 partite per vedere di poter rientrare dentro ai playoff. Mister, ormai sembrano sempre le stesse interviste, solo che ogni volta aggiungiamo un numero in più al numero dei risultati utili consecutivi, siamo arrivati a 15. Sì, grandissimo risultato, grandissime prestazioni, penso che l'Avezzano in questo campionato abbia avuto un equilibrio costante e in crescendo. Sono molto contento perché la squadra ha raggiunto un obiettivo fondamentale, importantissimo, perché se lo meritano. All'inizio forse nessuno ci dava per una squadra a rivelazioni a questo punto e invece grazie
la professionalità, la disponibilità dei ragazzi che non hanno mai mollato. Io li ho avuti per 8 mesi, ho visto ogni volta un allenamento sempre con la grandissima intensità, grandissima voglia di apprendere, di conseguenza è stato un premio che ci prendiamo con grande soddisfazione e va dato merito a tutti, alla squadra, alla società, al direttore, ai collaboratori, e adesso mancano ancora 2 partite, siamo dentro i playoff, per arrivare terzi bisogna fare un punto, ma noi non molliamo niente. Per finire vorrei chiederle proprio 2 parole su Matteo Dos Santos, perché oggi fa doppia cifra tonda, si può dire? Raggiunge 20 gol e non è poco, insomma. Sì, Dos Santos ha fatto 20 gol, è tantissimo, so che il presidente a 20 gol gli ha dato un premio, per cui speriamo che non si fermi in queste 2 partite. È un giocatore che in Serie D fa la differenza, è un giocatore che lì davanti, se gli capita la palla, fa gol. Oggi ha fatto un grandissimo gol, ne poteva fare un altro, ne poteva fare molti di più, però se hai un giocatore che ti garantisce 20 gol, giustamente ti porta tanti punti a casa. 20 gol per Matheus Dos Santos, beato lui che ha preso il premio, avete sentito, cioè, sarà un po' meno contento Paris, che, però, vabbè, però il presidente contento, è contento quando deve pagare, da un lato e contento dall'altro, perché sai, se un attaccante ti fa 20 gol, guarda dove ti fa andare in classifica. L'Avezzano come lo collochi in una griglia playoff, perché oramai ci siamo, Luca? Ma penso che l'Avezzano abbia consolidato il terzo posto. Soprattutto c'è un vantaggio: se domenica il Pesaro dovesse vincere, il Materica lo scontro con il San Marino. Quindi in automatico l'ultima di campionato, Avezzano Materica può essere anche tra virgolette insignificante. Quindi è anche un vantaggio questa classifica. Poi se Pineta dovesse fare 6 punti, e in caso di domenica c'è Pineta Avezzano. Sì. Quindi già domenica si può valutare anche la posizione, perché se dovesse vincere il Pineto si mette a 56, l'Avezzano gioca in casa con Materica, quindi potrebbe fare terzo il Pineto e quarto l'Avezzano, però presumo che l'Avezzano con questa continuità da carato, ormai anche il mister Giambano ha trovato, come si dice, la quadratura del cerchio. Certo. Ci scrivevano, un certo equilibrio. Farà una grande carriera, probabilmente tutti... Ma io conosco tutti e due fratelli. Ok, tu li conosci tutti e due. È chiaro che dal punto di vista dell'allenatore Marco ha in questo momento qualcosa in più di Federico. Però abbiamo ma hanno caratteristiche diverse. Sono proprio metodologie diverse proprio come approccio. Quali sono i punti di forza di Federico? 15 risultati utili consecutivi. Secondo me dentro lo spogliatoio c'è un vantaggio di riesce a coinvolgere tutti, a farli stare tranquilli, anche viene dalla sua grande esperienza calcistica come calciatore, quindi non è di poco conto, e credo che forse a differenza di tanti altri allenatori, per la carriera che ha avuto e per come sta a comportarsi quest'anno, è una persona fin troppo umile. Invece vedi altri allenatori che non hanno mai fatto nulla nella carriera, hanno una presunzione che Dio li benedica. Questo lo dico senza fare nome e cognome, generale. Però credo che Federico Giambarba abbia dimostrato con tranquillità, con umiltà, con i sacrifici del lavoro e tra virgolette a volte tenere a bada anche il focoso presidente Paris, non è facile, e quindi un doppio applauso quantunque Paris il presidente è un amico, però infatti credo nel che senso la, buono lo dico, la pecca che attualmente vive l'Avezzano nei confronti delle prime è proprio dovuta al fattore che all'inizio di campionato c'era un caos generale tra cambi allenatori. Sì, poi dopo ha avuto Dos Santos fuori per infortunio per qualche partita, è partito in maniera non ottimale visto tutte le vicende che si susseguivano. Ha perso poi dopo, anche qualche punto con squadre che alla vigilia non erano pronosticate potessero strappare punti all'Avezzano. Sì, ma questo è un giudizio che diamo successivamente, certo. Perché le prime di campionato non puoi dire che Nero Stellate retrocedeva. No. Certamente. Come la Jesina che va a fare il terzo posto nel Monticelli, quindi era una compagine che l'Avezzano è ancora pronta come struttura. È chiaro che è un discorso che si fa ex post, poi col segno di poi è normale al tirar delle somme. E giustamente, se vediamo la classifica, Francesco dice e ha ragione. Sì. È chiaro che è un ragionamento semplice perché viene fatto dopo, però voi mettete qualche pareggio che si trasforma, mettiamo 3 pareggi che si trasformano in vittoria, sono 6 punti di più, l'Avezzano si gioca
quasi il primo posto, però in Serie A si gioca il secondo. Però in Serie A il Benevento ha preso 4 punti al Milan. Sì. Quindi il calcio è bello, però, anche Luca, per parliamo di una partenza di campionato dove un allenatore ha fatto un ritiro, successivamente si sono contattati tanti allenatori. È stato doppiamente bravo, secondo me, perché è riuscito assolutamente in un arco di tempo ristretto, che quello che gli è mancato a Giampaolo di fare la preparazione precampionato e tutto quanto, in un arco di tempo ristretto a fare un lavoro che poi ha portato l'Avezzano ad ingranare non troppo tardi. Sei d'accordo, Francesco? D'accordissimo, d'accordissimo, anche perché è normale. Io, vivendolo da calciatore in passato, so che cosa significa il ritiro, so la preparazione fisica, so che cosa si crea il gruppo, eccetera. Lui questo non l'ha potuto fare perché era ancora fuori. Certo. Poi successivamente ha recuperato in maniera ottimale e ha ottenuto dei risultati stupendi, ecco. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, a rientro ovviamente il servizio di San Nicolò Nero Stellati e poi rivedremo anche Campobasso Vastese di ieri, così chiuderemo il cerchio delle formazioni abruzzesi, a tra poco. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, 21-17, mentre allo Juventus Stadium, anzi all'Allianz Stadium, siamo al 33esimo del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0, ci trasferiamo dalla parte alta zona playoff alla parte bassa di classifica. Vittoria del San Nicolò con il Nero Stellati. Il servizio è firmato per noi da Roberta Di Sante. Vediamo. Le motivazioni fanno la differenza nel derby salvezza tra il San Nicolò e il già retrocesso Nero Stellati, giocato sul neutro del Mariani Pavone di Pineto. Nel suo ultimo derby stagionale il San Nicolò archivia la pratica Nero Stellati con un netto 3-0 che non lascia spazio ad interpretazioni. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi un propositivo 4-3-3. I biancazzurri scendono in campo determinati e si fanno propositivi fin dai primissimi minuti, nemmeno 30 secondi dal fischio d'inizio dell'abruzzese Giorgio Di Cicco, che Liguori di sinistro all'altezza del primo palo spedisce di poco fuori. Sono le prove per la rete del vantaggio sannicolese che si concretizza al quarto d'ora, quando lo stesso Liguori questa volta non sbaglia, insaccando alle spalle di Parente la rete dell'1-0. Galvanizzati dal vantaggio, i biancazzurri insistono e al 20esimo raddoppiano. Un ispirato Liguori sbaglia su tutto il fronte d'attacco per poi cedere la sfera a Bonta sulla sinistra. Il centrocampista rimette in mezzo nel tentativo di servire un meglio piazzato Moretti, ma uno sfortunato giallo Nardo, entrato al 13esimo per rilevare l'infortunato Bizindù nel tentativo di spazzare in sacca all'interno della propria porta, spiazzando il proprio portiere per il 2-0. Nella seconda parte della prima frazione il San Nicolò controlla mentre i nerostellati accennano la reazione con Onwuachi, che al 37esimo viene chiuso in extremis da De Santis. Lo stesso Onwuachi ha una bella intuizione al 42esimo con il traversone a tagliare la difesa per lo scatto di Conè, che lambisce il palo destro della porta di Cannella. In avvio di ripresa lo stesso Conè si accentra e tenta la conclusione neutralizzata dall'estremo sannicolese. Poi sale in cattedra il San Nicolò, che confeziona almeno 3 nitide palle gol in 7 minuti. Al quarto, ennesima discesa di Liguori, che imperversa sulla destra e serve sul palo opposto Giampaolo, che spedisce incredibilmente alle stelle. Al quinto, splendida la conclusione a volo di Cala, che si stampa all'incrocio. Poi sul proseguo dell'azione Bontà spedisce di poco oltre la traversa. Ora i teramani imperversano in lungo e in largo. Al sesto Moretti in velocità fa la barba al palo. La supremazia dei biancazzurri si concretizza al decimo. Parente ci mette del suo per complicarsi la vita, con Moretti che lo supera e può depositare il tris a porta vuota, firmando l'ottavo sigillo stagionale e mettere di fatto la partita in ghiaccio. Al quarto d'ora il portiere pratolano si riscatta, compiendo un mezzo miracolo sulla conclusione ravvicinata di Liguori ed evitando così un passivo più pesante. Ultimo sussulto, la conclusione a botta sicura di Bontà, murata da Puglielli. Il San Nicolò fa il suo e guarda alla classifica nel tentativo di ottenere la salvezza diretta, evitando la lotteria dei play-out. Per i nerostellati, acquisito il verdetto della retrocessione, non resta che continuare ad onorare questo campionato cercando di evitare l'ultimo posto nel girone. Mister Di Corcia, molto probabilmente ha vinto la squadra che aveva le motivazioni maggiori oggi. Sì, bravo, hai detto la cosa fondamentale del calcio: chi ha più motivazioni vince.
Adesso è difficile dare delle motivazioni a questa squadra, però è anche vero che siamo fatti 3 gol da soli, quindi abbiamo sbagliato tanto, non ci abbiamo messo niente, è giusto così. Mister, appunto, adesso dove si trovano le motivazioni per finire un po' questo campionato, cercare di onorarlo nel migliore dei modi come comunque state facendo? È difficile trovare motivazioni, cerco di fargli capire che anche per loro arrivare penultimo non è una gratificazione, però può essere qualcosina anche a livello mentale per quanto riguarda l'orgoglio personale, oppure mettersi in mostra, cercare di fare le ultime 2 partite, le ultime 3 partite, come avevo chiesto oggi, di farle bene anche per loro, per mettersi in mostra e farsi vedere. Solo quello, su quello possiamo giocare. Siamo a 3 punti, abbiamo scontro diretto a Fabriano, cerchiamo di fare una buona partita la prossima. E ci giochiamo l'ultima partita con loro, vediamo un po' se riusciamo a fare almeno penultimo. Si scherza con mister Fabio Montani, si diceva come si sta in 3 su una sedia, come si sta mister? Scomodi, però no, a parte gli scherzi dai, dovevamo vincere questa partita e avevo previsto che non sarebbe stato facile, l'ho cercata di preparare in tutti i modi con i ragazzi perché la pressione ce l'abbiamo. Giocavamo contro una squadra che non aveva niente da perdere, quindi partita molto complicata. L'abbiamo vinta bene e continuiamo nel nostro percorso per questa salvezza. Mister, questa partita, lo dicevamo, non ha avuto storia, avete dimostrato comunque grandi motivazioni e superiorità in campo oggi e ovviamente adesso bisogna vedere gli altri risultati come si combinano. Lo sappiamo. E noi dobbiamo andare avanti, lavorare, giocare domenica dopo domenica, poi a fine partita ovviamente andiamo a vedere quelle che fanno le squadre che stanno giù sotto con noi, però noi sappiamo che il nostro percorso non è guardare le altre ma vincere tutte le partite e poi vediamo il 6 di maggio quello che sarà. Siamo consapevoli, ripeto già più volte che lo dico, della percezione del pericolo che potremmo fare anche i play-out. E la mentalità deve essere quella come quella di oggi, come quella di San Giusto, come quella con l'Avezzano, poi vediamo il 6 maggio dove arriviamo. Vittoria dunque per il San Nicolò, insomma fatemi fare i complimenti a Fabio Montani, non fosse altro perché è stato nostro compagno di viaggio per la prima parte della stagione, poi ha trovato una panchina, quella del San Nicolò, ma sta facendo davvero una grandissima seconda parte di torneo con il San Nicolò che adesso si gioca le speranze di non disputarlo il play-out, ad oggi lo farebbe, vediamo la classifica, perché è Luca e poi Francesco vi do gli ultimi 2 turni di campionato. Vi ricordo che ad oggi non si disputerebbe Agnonese-Monticelli, ma solo San Nicolò-Jesina. Questo perché l'Agnonese è in vantaggio nel computo, nella differenza reti complessiva rispetto al San Nicolò. Il San Nicolò meno 8, l'Agnonese meno 2, quindi a 6 gol di vantaggio. Ci sono nella penultima giornata, quella di domenica prossima, Nero Stellati Agnonese, Jesina L'Aquila, San Nicolò Fabriano. L'ultima giornata, Campobasso Jesina, Agnonese San Giustese, San Marino San Nicolò. Chi ha il calendario più complicato? Chi è che può dare la zampata finale? Io credo che l'Agnonese, non me ne vogliono i pratolani, però credo che ci hanno forse più stimoli e di vincere Nero Stellati perché potenzialmente potrebbe essere una salvezza, anche se come diceva il mister Di Corcio, per i Nero Stellati ragazzi lo stimolo è quello di mettersi in evidenza, di giocare belle partite e far sì che possano crescere e farsi valutare, però gli stimoli di una salvezza del campionato penso che siano importanti, è tanto. Soprattutto perché con Nero Stellati puoi giocare in casa potenzialmente con o 4-6 punti di potersi staccare il biglietto della salvezza diretta. Ciò che potrebbe anche capitare alla San Nicolò se dovesse vincere domenica con il Nero Stellati e con la sconfitta di oggi del San Marino. Che col Fabriano gioca il San Nicolò. Sì. San Nicolò gioca col Fabriano, Agnonese col Nero Stellati. Col Fabriano, se dovesse rivincere vapore a 40, però il vantaggio che l'ultimo dei campionati è San Marino, può essere che è vuota di stimoli perché non può raggiungere più i playoff. Perché gioca a Matelica. Io credo che abbia fatto tanto la differenza reti, anche il risultato di oggi. 6-0 dell'Agnonese, dici? E visto la classifica del pari merito, per la classifica corsa in vantaggio l'Agnonese, quel 6-0 di oggi è stato importante perché mi sa che
la differenza di sono sei, esattamente i sei gol. Quindi, se avesse vinto 2-0 era meno 2. Era, sì. Era diverso. Però io mi collego a te al discorso di prima e volevo fare un grosso in bocca al lupo a Fabio Montani, sì, per il proseguo di campionato, e spero che si possa salvare in qualsiasi modo, in diretta. Perché sono meno organico anche dei migliori della parte, di quella parte della classifica. Penso che il San Nicolò, sì, l'unica pecca del San Nicolò forse, che a prescindere dalle gestioni, le 8 sconfitte in casa. Sì, forse più o meno ha avuto lo stesso difetto del Francavilla, ha perso troppo. Ricordiamo in casa anche che il San Nicolò fondamentalmente non ha un campo dove giocare, sì, in casa. Ha giocato per la prima parte a Morodoro, la seconda parte poi al Castro, a Giulianova. Quindi non è semplice neanche, certo, giocare un'annata in quel contesto così e stare sempre fuori praticamente, però hanno raggiunto una quadra, ora si spera che si possano salvare. Francesco, oggi sul neutro di Pineto si sfidavano due giocatori molto interessanti: Liguori in gol per il San Nicolò da una parte, Bruni Nero Stellati dall'altra. Ti, sì, piacciono questi giocatori? L'avevi già visti? Sì, Liguori l'avevo visto a Pescara praticamente con la primavera, e ti dico che nel contesto San Nicolò un attaccante del genere sinistro che rientrava a Montani ha fatto comodo. Lo stesso Bruni l'avevo visto qualche anno fa, che addirittura andò a fare una prova per il Teramo, se non erro, e mi piaceva come ragazzo. Al di là c'era assieme a lui anche un 2000 che è Cellucci del Chieti, e quest'anno al di là dell'esordio in prima squadra ha fatto anche il capocannoniere della Juniores Elite. Quindi erano due giocatori, lui l'ho visto ed è bravo, e l'altro invece, Cellucci, è uno che teniamo sott'occhio noi, stiamo seguendo noi per il futuro, e parliamo di un 2000 e lui, mentre Bruno, 99, ecco. Ci dai qualche altro nome interessante magari che ma quelli che seguiamo noi naturalmente del Pescara Calcio, parliamo di ragazzini, quindi di conseguenza il 2004 Di Meo, che gioca in pianta stabile con l'Under 15, lo stesso Chiarella e Quacquarelli, che uno è 2002, tutti e due 2002, uno gioca in pianta stabile con l'Under 17 come oggi in pratica, e Quacquarelli con l'Under 16. Calvarese del 2001, l'attaccante che ha fatto 11 gol quest'anno degli allievi del Teramo, c'è una prospettiva importante, oppure anche di attaccanti come lo stesso Di Paolo del Giulianova, sì, che non guardiamo solo ragazzini, quindi Di Paolo è un ragazzo che seguiamo noi e quest'anno sappiamo come ha fatto a Giulianova un campionato straordinario, l'anno prossimo si spera che rimanga a Giulianova e faccia un campionato importante di Serie D. Lo stesso Terriaca alla Miternina, che nonostante non abbia fatto un campionato eccezionale quest'anno, l'anno scorso è stato capocannoniere del torneo. Quindi questi sono i ragazzi più o meno che noi cerchiamo di seguire, di dare una mano, e di conseguenza speriamo che facciano una carriera importante. Secondo te, rapidissimamente, perché siamo in chiusura, poi manderemo il prossimo turno il servizio della Vastesi attaccato alla sigla, questa indicazione per la regia. Secondo te, secondo voi, c'è una nuova sensibilità, anche non fosse altro per le condizioni di ristrettezza economica che hanno le società, una nuova sensibilità verso la scoperta dei giovani, dei settori giovanili? Non lo so. Attualmente per me ancora no, c'è ancora da lavorare tanto, purtroppo come dicevi tu la ristrizione economica costringe a non poter investire su un settore giovanile e magari dedicarsi alla prima squadra, e quindi un po' si perde in quello, ma si perde soprattutto nella qualità per il futuro dei ragazzi. Io la vedo ancora lunga la strada. Ancora un po' lunga, ci vorrà ancora un po' di tempo. Per questo facevo i complimenti al Pineto, che nell'arco di 2 o 3 anni il presidente è riuscito a creare, anche al di là della prima squadra, una prima squadra importante, un settore giovanile con dei prestiti del Pescara, quindi delle collaborazioni, è riuscito anche a vincere un campionato juniores, che non è semplice crearli in poco. E questo è esperto, tra l'altro, visto che è una vita che lavora anche sui giovani, Luca, e può dirlo meglio di me. È vero quello che dice Francesco? No, è così, è la verità. Forse spendere un giocatore invece di dare 30.000 euro di rimborsi in prima squadra, ne dai 25, 5.000 euro, vai a investire sul settore giovanile. Tanto i rimborsi nella nostra categoria, certi giocatori prendono anche cifre abbastanza elevate. Credo che investire un po' sotto non sarebbe male, soprattutto per il territorio nostro, che è abbastanza ampio e la gente gioca ancora a calcio.
ogni tanto vede davanti Lecchese, qualcuno gioca ancora a pallone. Non si è ancora persa, per fortuna. Fortunatamente. Ma anche si è visto anche ancora... quest'anno col torneo delle regioni, tra l'altro, che è stato qua in Abruzzo, è stato un evento eccezionale. Però l'Abruzzo non è che abbia fatto un exploit. Sì, probabilmente ha fatto meglio in proporzione con i rappresentanti al Viareggio, con i nostri della D rappresentanti al Viareggio. Sì, con i Della Quercia, i Deramo, ecco, con diciamo i Baba Under che giocano in Serie D, riescono a distinguersi meglio perché hanno possibilità anche nella stessa prima squadra di potersi mettere in mostra. Il Viareggio è stato l'emblema, mentre per quanto riguarda il settore giovanile di una squadra non professionistica si fa ancora fatica. Vediamo il prossimo turno, siamo davvero in chiusura, poi vedremo anche il servizio di Campobasso Vastese. Ci siamo, ragazzi, siamo arrivati, questa è la penultima, è stata un'annata molto lunga, un po' come la diretta di oggi. Jesina L'Aquila, questi saranno gli ultimi 180 minuti, questi sono i penultimi 90. Jesina L'Aquila, Materica San Marino, Monticelli Castelfidardo, Nero Stellati Agnonese, Pineto Avezzano, derby da non perdere, San Nicolò Fabriano, San Giustese Francavilla, Vastese Recanatese, Vispesaro Campobasso. Sarà la giornata numero 33 che noi seguiremo. Ovviamente io saluto e ringrazio davvero tanto Luca Di Pasquale, ciao Luca. Grazie a voi, a tutti i telespettatori, ringrazio per i saluti che mi mandano tutte le volte. Grazie Luca. Un piacere. Grazie a Francesco Daniello, ciao Francesco, grazie, buon lavoro. A grazie anche a te. Grazie. Grazie a Maurizio Daguin, regia, grazie alla squadra dei tecnici, Silvia Gentile, Gaetano Tereo, ma anche Roberta Di Sante, Ania Cantagalli, Andrea Costantini che vi ha tenuto compagnia perché è stato un lunghissimo pomeriggio dalle 14.55. Fatemi ringraziare anche Stefano Recanate, oggi lavoro super in esterna, davvero è stato fondamentale. Dalle 14.55 la diretta che si chiude alle 21.33 con l'Abruzzo del pallone che torna domenica prossima, però 19.30 su TV6 canale 14 del digitale terrestre. Buona domenica. Il Campobasso batte la Vastese di misura e con merito. Gara giocata di fronte a circa 350 spettatori. La squadra risponde presente dopo 6 sconfitte consecutive. Un segnale molto confortante in vista degli ultimi 180 minuti di campionato. Partita nella quale succede di tutto, compreso un malessere all'assistente signor Ruocco di Ercolano, costretto a lasciare il terreno di gioco. Dopo 2 minuti De Feo della Vastese si inventa un corridoio per Cherillo con la conclusione finale abbastanza strozzata. Risposta rossoblu al decimo con Varsi che da fermo tenta di sorprendere Camerlengo, il quale è bravo a ripararsi in calcio d'angolo. Campobasso decimato dalle squalifiche ben 4 e dagli infortuni, ai quali si aggiunge dopo solo 13 minuti Salim Ribeiro, costretto ad uscire in barella dopo un contrasto con De Feo. Al suo posto entra Esposito Lauri. I ritmi sono abbastanza alti al 21esimo, azione a destra di Strianese con il cross deviato fuori di testa da Balistreri. Passa un minuto per uno spunto di Varsi indirizzato a Marzano, chiuso bene da Camerlengo. Al 28esimo pericolo Vastese portato da un tiro alto non di molto scoccato da Fiore, ex di turno. È un ottimo campo basso concentrato ed applicato. Al 28esimo azione ininterrotta di Strianese a sinistra che si prepara benissimo alla conclusione, solo la traversa impedisce il vantaggio ai rossoblù. È la palla gol più rilevante della partita, almeno finora. La Vastese fa un possesso prolungato ma forse anche sterile. Al 40esimo cross insidioso di Cherillo sul secondo palo, Fiore non arriva all'impatto, questione di qualche secondo. Nei minuti finali la Vastese sfiora il gol. Al 43esimo tiro fortissimo di Stivaletta, ci vuole un Landi prodigioso per evitare la capitolazione. 2 minuti di recupero prima del fischio del signor Votta di Moliterno che non fa battere un corner ai locali, i quali scatenano anche qualche protesta. Dopo 4 minuti della ripresa scontro in area fra Esposito Lauri e dichiara nessuna irregolarità ravvisata dal direttore di gara. Al 14esimo Amelio sbaglia il disimpegno e serve Balistreri che dà il là all'azione rossoblu, servizio per il neo entrato Fagnani che crossa fra le braccia di Camerlengo. Fagnani, lupetto della Juniores, aveva rilevato Palange ed entrerà benissimo a partita in corso. Intorno al 16esimo piccolo malore accusato dall'assistente, il signor Ruocco di Ercolano, che necessita di essere rinfrescato dopo
dopo circa due minuti tutto per fortuna rientra nella norma. Campo basso in avanti al 21esimo, Amabile in posizione tiro, lo effettua ma in maniera evidentemente imprecisa e provoca pure la rabbia di Esposito Lauri che era tutto solo. Nuovo malore per l'assistente intorno al 23esimo, stavolta il signor Ruocco di Ercolano non è in grado di continuare, questi abbandona il campo accompagnato fuori da Camerlengo e visibilmente frastornato. Lo speaker di Selvapiana chiede se sia presente allo stadio un tesserato AIA che possa dirigere, nessuno risponde, così il signor Votta di Moliterno decide secondo regolamento di rinunciare anche all'altro assistente e di affidare anche simbolicamente le bandierine da una parte al giocatore Spina del Campobasso, dall'altra ad un dirigente della Vastese. La situazione rientra ma si perdono in totale circa 10 minuti. Al 34esimo Fagnani è bravo a guadagnarsi una punizione per fallo ai suoi danni di Amelio e calcio piazzato per i rossoblù, il tiro tocca a Varsi che buca la barriera e la rete della Vastese. Sarà il gol partita, Campobasso in vantaggio per risultanza sentitissima del pubblico e dei giocatori di casa. La partita prende una buona piega per i locali che al 40esimo potrebbero bissare le reti. In area c'è la mannina galeotta di Iarocci che non sfugge al signor Votta e calcio di rigore. Balistreri si prepara al tiro che viene respinto dalla mano di Camerlengo. Grossa possibilità sprecata dal Campobasso. Intorno al 51esimo il direttore di gara fa segno, supportato anche dalla lavagnetta luminosa che si giocherà ancora per altri 8 minuti. La gara terminerà al 59esimo. Al 52esimo Fagnani, entrato molto bene, si procura una punizione dal limite causa fallo di Iarocci. Il piazzato calciato da Menna raso terra è bloccato da Camerlengo. I minuti finali sono della Vastese ma anche di Landi. Al 57esimo cross di Lucciarini, tocco di testa di Alberico e riflessi felini del portiere di casa. Non finisce mica qui. Al 59esimo, poco prima del fischio finale, gran parata di Landi su tiro ravvicinato di Lucciarini. Qui finisce la gara nella quale il Campobasso vince meritatamente grazie ad un grandissimo cuore, una boccata di ossigeno puro dopo 6 sconfitte consecutive.